Anche quest'anno, grazie alla fattiva partecipazione di SST di Mantova, del Comune di Roncoferraro, del Comitato di Barbassolo e della Diocesi di Mantova, apriamo la 23esima edizione del tradizionale convegno del mondo sanitario, voluto e ideato dai compianti Don Ezio Foglia, Dottor Zeno Negrelli e Professor Giorgio Zamboni, che anche oggi ricordiamo con affetto e gratitudine. Desidero aprire il convegno di oggi partendo da uno stralcio del messaggio del Papa del 12 maggio scorso, in apertura della seconda edizione della Kermesse italiana Stati Generali della Natalità, dedicata al tema del futuro e delle nascite. Il Papa scrive: «Il tema della natalità rappresenta una vera e propria emergenza sociale. Non è immediatamente percepibile, come altri problemi che occupano la cronaca, ma è molto urgente. Nascono sempre meno bambini e questo significa impoverire il futuro di tutti. L'Italia, l'Europa e l'Occidente si stanno impoverendo di avvenire. C'è una periferia esistenziale in Occidente, poco vistosa, che non si nota immediatamente. È quella delle donne e degli uomini che hanno il desiderio di un figlio, ma non riescono a realizzarlo. Molti giovani faticano a concretizzare il loro sogno familiare e allora si abbassa l'asticella del desiderio e ci si accontenta di surrogati mediocri, come il successo negli affari, la macchina, i viaggi, la custodia gelosa del proprio tempo libero. La bellezza di una famiglia ricca di figli rischia di diventare un'utopia, un sogno difficile da realizzare. Questa è una nuova povertà che mi spaventa, dice il Papa. È la povertà generativa di chi fa lo sconto al desiderio di felicità che ha nel cuore, di chi si rassegna ad annacquare le aspirazioni più grandi, di chi si accontenta di poco e smette di sperare in grande. Sì, è una povertà tragica, perché colpisce gli esseri umani nella loro ricchezza più grande, mettere al mondo vite per prendersene cura, trasmettere ad altri con amore l'esistenza ricevuta. Non vedere il problema della denatalità è un atteggiamento miope, è rinunciare a vedere lontano, a guardare avanti, è girarsi dall'altra parte, pensando che i problemi siano sempre troppo complessi e che non si possa fare nulla. È, in una parola, arrendersi. Queste sono le parole del Papa. Non ha usato mezzi termini Papa Francesco per richiamare l'attenzione sulla grave paralisi della natalità che caratterizza il nostro Paese. Le nascite diminuiscono costantemente ormai da molti anni, nella generale e colpevole indifferenza di troppi. Ma oggi finalmente la consapevolezza è diffusa e condivisa. Un paese in cui nascono sempre meno bambini è un paese senza futuro e forse senza presente. L'atteggiamento della politica e dell'economia appare ancora ambiguo. Nelle motivazioni e nell'impegno reale, dire che bisogna fare più figli perché altrimenti non riusciremo più a pagare le pensioni è un pensiero ancora concentrato sugli interessi delle generazioni adulte e anziane e non sulla consapevolezza dei diritti di nuove generazioni che meritano un futuro possibile. E che dire poi della perdurante difficoltà delle donne nel mercato del lavoro quando si prospetta una gravidanza? In troppi contesti il rischio di marginalizzazione o addirittura di perdita del lavoro per una madre è drammaticamente reale e questo certamente blocca molti progetti di maternità e paternità. Per affrontare la tragedia dell'inverno demografico non bastano i sostegni economici, serve una vera rivoluzione culturale che trasformi il tema puramente demografico della natalità nel valore sottostante, la generatività.
La demografia interessa i governi e le aziende. La generatività è il movimento di libertà di una coppia di giovani che scommettono sulla bellezza della vita. Solo l'azione di questa libertà renderà il nostro popolo più capace di accogliere nuove vite. È la generatività, inoltre, che sa superare la pura genitorialità biologica, diventando accoglienza anche a chi una famiglia non ce l'ha, offrendo una famiglia attraverso adozioni, affidi e ogni altra forma di accoglienza familiare. Perché ogni nuova vita è una risorsa per l'intera società e ha diritto all'accoglienza non solo dei propri genitori naturali, ma da parte dell'intera comunità umana. Nella riflessione di oggi ci sarà spazio per un bilancio a distanza di 45 anni dell'approvazione della legge 194 del 1978 che in Italia ha introdotto l'aborto. Per i cattolici la legge non può essere di per sé condivisibile, ma dato che c'è, si deve considerare la parte positiva, secondo la quale si devono mettere in campo tutte le azioni che prevengano l'aborto. Questa è la parte che non siamo ancora stati capaci di attrezzare, con più consultori, con iniziative di carattere sociale, con l'implementazione di asili nido, con l'assistenza alle persone che nascono con disabilità. Tutti i temi che affronteremo anche questa mattina e che vedrà numerosi esperti del settore. Se incominciamo a lavorare sulla maternità da favorire, probabilmente alcuni di questi scogli che ho citato e che la 194 non sa rimuovere potrebbero essere l'occasione di un dialogo nuovo. E con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie. Hai l'indirizzo di Costa Rica? Posto Gimento, mio marito. Come facciamo adesso? Diamo la parola ai saluti. Per i saluti chi chiamiamo? Il sindaco? Il sindaco? Come si chiama? Diamo parola per i saluti al sindaco di Roncoferraro. Accomodati, certo. Prova a vedere se funziona. Ora dovrebbe andare. Buongiorno a tutti e benvenuti in questa mattinata di sabato. Io porto i saluti dell'amministrazione ai discenti che sono presenti qui in aula e ai docenti. E in effetti dopo le belle e profonde parole del Papa diventa, diciamo, quasi banale aggiungere altri temi. Io mi limito semplicemente a constatare che questo argomento che sarà oggi oggetto di dibattito è un argomento davvero poderoso sotto il profilo dell'etica. Si muove peraltro in linea di continuità, diciamo, in quello che è il fil rouge e il tema che è sempre stato, diciamo così, oggetto di questi convegni che quest'anno vedono diciamo, la sua 23esima edizione. Perché negli intendimenti dei promotori di questo convegno, che sono stati giustamente ricordati dal dottor Paganini, e c'era anche quello di affrontare temi medici sotto il profilo etico. Da quando la medicina è passata dall'essere una pratica stregonesca ad un'attività scientifica, ci si è sempre posti questo tema, no, su quelle che potevano essere le prerogative della scienza. L'etica, se mi passate questa metafora, è come il volante che deve indirizzare l'andamento di una macchina. Una macchina senza il volante ha delle direzioni che possono essere anche pericolose. Quindi, insomma, vari temi come quello che affronteremo oggi hanno impegnato le menti più eccelse della nostra civiltà. Io non ho molto da aggiungere su questo argomento, se non quello di portare una mia esperienza personale che voglio condividere, insomma, oggi con tutti voi. Tra i relatori quest'oggi c'è un ginecologo, il dottor Grisolia, che saluto. Magari lui non si ricorda, ma è il ginecologo di mia moglie e che ha assistito, diciamo, ci ha assistito nelle due gravidanze. E in realtà ha aiutato anche a partorire uno dei miei figli.
Io ovviamente, insomma, come cittadino normale, come persona insomma, dotata di media intelligenza, mi sono posto ai tempi della gioventù questi temi, no? Perché comunque questo argomento è sempre stato oggetto di dibattito, magari anche all'università tra i miei colleghi. Ovviamente noi lo affrontavamo sotto un profilo puramente teorico. Io mi sono accorto della meraviglia della vita quando, dopo un mese e mezzo, normalmente si fa la prima ecografia, siamo andati nello studio del dottore e ho sentito il battito del cuore di mio figlio. E lì, insomma, tanti argomenti teorici, tante lucubrazioni filosofiche poi si crollano di fronte alla meraviglia di queste cose. Io, ecco, il tema, peraltro, in piena campagna elettorale è anche un tema, diciamo, come dire, che si è prestato a varie argomentazioni, quindi non voglio aggiungere altro per non espormi a speculazioni, diciamo, politiche. Però devo dire che in realtà, no, ma questo qui è un tema davvero dal quale dipende la sorte della nostra civiltà, del dare valore alla vita e del mettere nelle condizioni chiunque di poterlo dare. Quindi, insomma, ascolterò con molto interesse gli interventi che si susseguiranno, perché possono, ritengo, darci anche, come dire, un utile elemento di valutazione e di riflessione, insomma, quest'oggi. E termino il mio breve intervento ringraziando ovviamente i medici che sono qui oggi, i relatori che sono qui oggi, perché comunque immagino che predisporre e organizzare un evento del genere richieda tanti sforzi e tante risorse da mettere in campo, e anche gli organizzatori che con passione ogni anno si rendono disponibili per allestire anche, insomma, gli spazi. Buon lavoro a tutti e buon convegno. Grazie signor Sindaco. Diamo la parola al dottor Renzo Boschaini, direttore sociosanitario dell'ATS Mantovana. Buongiorno, intanto grazie dell'invito ai colleghi. Intanto grazie dell'invito ai colleghi che sono sempre presenti e che ricordiamo come colleghi luminari della medicina. Io, il direttore generale, dottore Sazzi, ci teniamo molto a questo appuntamento, anche l'anno scorso ero presente. Nello specifico quest'anno vi porto i saluti appunto del direttore generale, che è vicino a tutti noi, oggi era impossibilitata a partecipare. L'argomento che viene trattato oggi è un argomento importantissimo, che mi vede coinvolto anche in prima persona, chiaramente come direzione sociosanitaria. Un argomento importante che si trascina e peggiora probabilmente da alcune generazioni, quello della natalità, che si assomma al discorso della fuga dei nostri giovani. Abbiamo visto che nelle corti tra i 25 e i 40 anni, negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto un calo del 33% dei giovani di questa età in provincia di Mantova. Questo è un discorso importante che deve coinvolgere anche i nostri politici per, diciamo così, trovare occupazione appunto per i nostri ragazzi. E perché sono coinvolto? Perché appunto alla direzione sociosanitaria afferiscono i consultori, afferisce il servizio di psicologia clinica. Nello specifico noi siamo molto impegnati sul territorio, abbiamo un nuovo primario, che è il dottor Stefano Pellizzardi, che dopo vi racconterà le nostre progettualità, che saluto. La direzione è impegnata moltissimo appunto nel mantenimento, nel ripristino appunto dei consultori. Abbiamo appena dato mandato per, diciamo, assumere 6 nuove ostetriche, quindi sentiamo assolutamente, abbiamo vivo appunto la percezione del problema, e vogliamo appunto potenziare le nostre strutture territoriali. Vi dicevo anche il servizio di psicologia clinica, che col nuovo piano di organizzazione afferisce al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze. Ecco, ci tenevo appunto a rappresentarvi queste cose, a portare i saluti della direzione generale. Ci sono molti interventi ad elevata valenza etica. Ringrazio tutti i presenti,
Vi saluto tutti, vi auguro buon lavoro ed una buona giornata. Grazie. Grazie. Introduce i lavori il dottor Tedoli, che è tra gli organizzatori, direi il principale organizzatore di questa giornata, e fa parte della consulta pastorale della salute della nostra diocesi. Te Maurizio, la parola. Grazie Gabrio, grazie a tutti gli amici che oggi sono intervenuti per questa giornata. Mi tocca un pochettino dare un po' quello che è le linee nelle quali questo convegno è nato e le sue finalità. È stato già ricordato che questo è il 23esimo convegno, un convegno che è stato cominciato appunto 23 anni fa con Don Ezio Foglia in questo posto, in questa pieve che ha due caratteristiche nel proprio nome. Il primo è dedicato ai santi Cosme e Damiano, che sono due santi medici. La seconda è rinominata la pieve dei due pozzi. Ci sono infatti due pozzi in questa pieve romanica, uno all'interno della chiesa e uno all'esterno. Il pozzo all'interno costituisce la base dell'altare, dove si celebra l'Eucarestia, che è il punto focale da cui i cristiani prendono, diciamo così, il loro agire, il loro fare. E il secondo pozzo è immediatamente fuori, sul sagrato della chiesa. Il punto in cui spesso il sagrato in molte piazze, in molti paesi, è la piazza del paese, dove i cristiani incontrano le altre realtà sociali con i quali convivono nella loro quotidianità, ideologicamente vicine, lontane, ma è comunque il punto di incontro da chi è dentro la chiesa, esce e si incontra con quelli che sono fuori, tra virgolette, della chiesa. I pozzi, peraltro, sono, dal punto di vista biblico, delle rappresentazioni molto significative. In un posto come la Terra Santa, in cui terreni aridi, eccetera, i pozzi sono i luoghi importanti dove si svolgono le vite di relazione. Attorno ai pozzi le persone si ritrovano, discutono, litigano per l'accaparramento dell'acqua, si riconciliano, fanno patti e alleanze che garantiscono la convivenza. Tutti i grandi incontri dei patriarchi, Mosè, Abramo, eccetera, trovano la loro sposa attorno al pozzo. In un Vangelo apocrifo viene detto che anche Maria, il primo annuncio, lo riceve in un pozzo, cioè al pozzo di Nazaret. Ebbene, di Nazaret. Questa idea qua dei due pozzi, quindi della Chiesa dentro e fuori, quest'anno assume anche un particolare significato, proprio perché su indirizzo del Papa si è molto invitati ad una Chiesa in uscita, quindi da dentro la Chiesa uscire per incontrare la gente con la quale i cattolici vivono, condividono tutte le realtà. Quindi proprio l'intento è quello di una Chiesa in uscita, una Chiesa che, sebbene critica, come diceva prima Giovanni, verso alcune trasformazioni della società civile e scelte legislative, esce comunque a tessere nuove relazioni in uno stile di apertura, di incontro e di confronto sereno con quelle realtà nelle quali vive ed opera, al fine di suscitare una riflessione che sia rispettosa delle diverse sensibilità. Le leggi statali, come si diceva prima, oltre ad essere permissive o restrittive, sono comunque espressive, cioè oltre a consentire o vietare un comportamento, esprimono una visione delle cose e sono il frutto di ricerche di soluzioni, anche normative, il più possibile condivise. Cito una riflessione del Santo Padre su questo. Da una parte, infatti, occorre tenere conto delle diversità delle visioni del mondo, delle convinzioni etiche e delle appartenenze religiose in un clima di reciproco ascolto e di accoglienza. Dall'altra parte, lo Stato non può rinunciare a tutelare tutti i soggetti coinvolti, difendendo la fondamentale uguaglianza per cui ciascuno è riconosciuto dal diritto
come essere umano che vive insieme agli altri in società. Una particolare attenzione va riservata ai più deboli, che non possono far valere da soli i propri diritti. Ecco, il tema di quest'anno, i miei primi 280 giorni, nasce da alcuni stimoli offerti dalla stampa. L'inverno demografico sicuramente è il più rappresentativo. Non nego che anche la revisione legislativa negli Stati Uniti sull'accesso all'aborto ha creato qualche momento di riflessione. Ci sono anche però dei mutamenti legati all'introduzione e al ricorso di nuove tecnologie, ad esempio la pillola del giorno dopo, la maternità surrogata. Sicuramente vi sono un sacco di stimoli. L'obiettivo comunque non è quello di riaprire terreni di scontro, ma di un utile confronto allo scopo di suscitare interrogativi. Io credo che la cosa fondamentale sia sempre chiedersi il perché delle cose, dove stiamo andando, cioè avere una progettualità. Quindi interrogativi, ma anche da una parte riscoprire la meraviglia di quei magici 280 giorni passati in simbiosi con la mamma. Si partirà con un'analisi sull'inverno demografico, le motivazioni sociali ed etiche che hanno condotto un calo verticale della natalità. Do soltanto un dato. Nel 2030 gli alunni delle scuole italiane, 2030 è domani, siamo nel 2022, gli alunni saranno 500.000 in meno di oggi, che si traduce circa in 25.000 classi in meno e 50.000 docenti. Stamattina facevo notare questa cosa qua a mio figlio, che fa l'insegnante, che ha superato da poco anche l'esame per l'abilitazione, e mi diceva: guarda papà, che già nel 2007, nel 2026, cioè fra 3 anni, prevedono già di tagliare 20-25 mila cattedre. Io dicevo: sono preoccupato. Ecco, è cambiato, come dicevo prima Giovanni, l'immaginario che abbiamo attorno all'idea di felicità. Cioè oggi una relazione attorno ai figli ci fa pensare ai bambini soprattutto con una responsabilità troppo pesante. I figli vengono percepiti come un vincolo che restringe le nostre libertà e le nostre opportunità, la carriera, il lavoro, le vacanze, il tempo libero. Essere felici, cioè è necessario un paradigma diverso che ci faccia riscoprire la parola vocazione, cioè siamo chiamati a fare qualcosa. Essere felici in questo caso vuol dire fare qualcosa che ci permette di sviluppare la nostra creatività, di mettere al mondo un dono nostro. È necessario coltivare una cultura della genitorialità, in un senso ampio, più la maternità e la paternità ne costituiscono un aspetto importantissimo, non esclusivo. Mi riferisco ad esempio alla cultura del dono, un genere che anima il vasto mondo del volontariato, il quale anche questo sta entrando in crisi. Abbiamo un sacco di organizzazioni cattoliche, non cattoliche, che lamentano il fatto che non ci sono nuove generazioni che stanno entrando a prendere in mano questa cosa. Un'altra criticità è offerta dalle politiche sociali, è stato già accennato prima. Un tempo fare figli era una ricchezza, oggi è diventato un lusso, la perdita del lavoro, la mancanza di politiche lungimiranti che riguardano l'intero paese, mette in difficoltà i giovani che sognano e fanno lo sforzo di costruire un futuro, ma si sentono abbandonati per il disinteresse e la poca attenzione delle istituzioni. Dobbiamo tornare a trasmettere tutto il bello della vita. Dicevamo prima che sono trascorsi 45 anni dall'introduzione della legge 124. Tuttavia, in giurisprudenza si discute ancora se il concepito abbia una propria capacità giuridica, sia pure parziale e condizionata, cioè una capacità giuridica prenatale o comunque una sua autonomia soggettiva giuridica. Dall'altra parte si può sostenere che lo stesso sia semplicemente oggetto di tutela. Un punto fermo comunque è stato offerto da una sentenza nel 2014
che sebbene sia la nascita la condizione necessaria per acquistare alla persona fisica la capacità giuridica generale, questa afferma che è indiscussa e indiscutibile nel nostro ordinamento giuridico la rilevanza anche di chi, sebbene non ancora nato, sia però concepito. Potrei citare una serie di leggi nella quale viene richiamato il fatto che il concepito ha una sua, ha un suo diritto, una sua configurazione. Basti pensare ad esempio alla stessa legge 194, in cui nell'articolo 1 dice: lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana sin dal suo inizio, cioè sin dal momento del concepimento. Quindi già in questa affermazione vi è tutta la pregnanza che viene data anche dallo Stato alla vita nascente. C'è da chiedersi ad esempio come le nuove tecnologie abbiano potuto influire su questa legge, ad esempio l'introduzione della pillola del giorno dopo, la RU486. Questa ha mutato lo scenario della legge. Ad esempio in Inghilterra questo sta cambiando decisamente quello che è il rapporto per poter avere il diritto all'aborto. È stata introdotta durante la pandemia. Di fatto nel sistema sanitario inglese l'aborto domiciliare con il consulto medico a distanza e la spedizione del farmaco a casa diventa, con questa legge che hanno fatto, una prassi. Questo ha condotto nel solo 2021 a un incremento del 2% degli aborti in Inghilterra. Il problema grosso di un così facile accesso è che vengono a mancare tutte quelle procedure che sono fatte di dialogo, di ascolto con le donne, e quindi di poter attivare tutti quei percorsi alternativi che possono consentire il proseguo di una gravidanza. Un rapporto così a distanza fa sì che la persona decida in assoluta autonomia, senza affrontare un minimo di percorso critico sulla scelta che sta operando. Questa è una criticità grave, insomma. Verranno poi affrontati in questo convegno i vari aspetti della vita nascente. La diagnosi prenatale, sentiremo parlare il dottor Bisolia, che da un lato avvalora la preziosità della gravidanza. Mi è piaciuta la foto con cui prima già presentava questo, che è la foto di una in tridimensionale di un bambino. Molti album dei bambini cominciano ora con la foto di un'ecografia scattata in fase prenatale, dentro all'utero della mamma. Accanto a questo però vengono anche aperti aspetti dolorosi, la diagnosi di malformazioni, la diagnosi di malformazioni così gravi che possono condurre ad una diagnosi infausta sulla vita stessa del feto, quindi che pongono problemi pesanti circa la prosecuzione della gravidanza. Ancora vedremo anche un aspetto sull'impatto psicologico sulla donna e sul feto. Particolarmente evocativo è un libro che è stato recentemente pubblicato da Annati e Ferrari, che si titola Il corpo non dimentica. Vi è tutta una dottrina ora in cui anche dal punto di vista somatico, nella vita post-natale, risentiamo di una serie di condizionamenti anche psicologici che si sono verificati durante il nostro passaggio intrauterino. Sentiremo anche chi fa cosa a sostegno delle mamme, i consultori familiari introdotti appunto dalla legge 194, i centri aiuti vita che sostengono le mamme in difficoltà, anche economiche, gli hospice e la terapia dell'accoglienza nell'accompagnare le gravidanze con diagnosi di patologia. Il periodo della gravidanza cambia profondamente la vita di una donna. Da donna si diventa madre. Durante i 9 mesi di gravidanza il corpo della donna accoglie, protegge e nutre il neonato fino al momento della nascita. Essere madre fa contemplare con uno sguardo colmo di stupore la meraviglia, il miracolo che si sta formando nel grembo, e lo fa riconoscere come dono ricevuto.
Ecco, riconoscere d'aver ricevuto un dono ci apre un sentimento che è la gratitudine. La gratitudine è quel desiderio di ricambiare questo dono ricevuto, che apre a sua volta ad una nuova gratuità ridonata. Questo circuito virtuoso. Particolarmente evocativo è il versetto biblico, poi magari ne sentiremo con più dettagli. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. L'uomo scopre accanto alla grandezza di Dio, che ringrazia, la propria di grandezza, hai fatto di me una meraviglia stupenda. La capacità di conoscere, di dominare le cose, di costruire, di inventare, di ordinare, di amare, di cantare, di comunicare il suo pensiero mediante la parola, di creare mediante l'arte, di procreare. Essere madre è un'esperienza che fa maturare un istinto che fino a quel momento era solo innato e che all'arrivo di un figlio fa uscire lo scoperto, lo trasforma in amore incondizionato, senso di protezione, senso di accudimento. Credo che una delle gioie più grandi sia per una mamma abbracciare il proprio bambino dopo la nascita. Ripaga tutti gli sforzi immensi fatti, di tutti i limiti che si sono dovuti superare, di tutte le sfide che si sono dovute affrontare. Sì, essere madri è una scelta consapevole. Grazie Maurizio. Diamo la parola al professor Savignano, docente. Armando, ti siedi qua? Il professor Savignano è molto noto a Mantova, più volte è venuto a questi incontri della Pieve dei Due Pozzi. È docente di filosofia morale, docente ordinario di filosofia morale alla facoltà, all'Università di Trieste. Lavoriamo assieme da anni, pubblichiamo quel periodico che si intitola Etica, Salute e Famiglia, ormai è al 23esimo anno, mi sembra, e dove in 23 anni, tutte le volte che esce, l'articolo, diciamo così, editoriale è sempre di carattere bioetico, è sempre stato da lui scritto. Armando, c'hai 15 minuti per spiegarci l'inverno demografico. A te. Grazie. È sempre un piacere essere qui con gli amici e soprattutto permettetemi di ricordare in questo luogo due carissimi amici. Don Ezio e Giorgio Zamboni, con i quali abbiamo condiviso tanti convegni, tante bellissime esperienze. Dunque, effettivamente si tratta di un inverno, ma veramente un inverno che, da quanto capisco, purtroppo sarà lunghissimo. E per l'Italia probabilmente non so quando terminerà. Se terminerà. Questo è il grande, scusatemi il pessimismo, però bisognerebbe secondo me essere chiari, e scusate anche qualche provocazione. Perché dico quando terminerà questo inverno per il nostro paese e per l'Occidente? Perché, come è stato detto, questa è una vera peste per l'Occidente, questa questione della denatalità. Probabilmente terminerà in un'epoca che forse sarà molto tardiva. Se avete letto, avete avuto modo di leggere Repubblica di giovedì scorso, quindi di due giorni fa, c'era un bell'articolo su questo tema dove si sostiene che, da parte dell'Istat, che nel 2050, quindi fra 30 anni, le morti saranno il doppio delle nascite. E quindi, proiezione dell'Istat, la demografia e la statistica soprattutto è una scienza, quindi non è che... E dunque vuol dire che questo famoso traguardo di cui tanto si dice, che le cose potrebbero, come dire, avviarsi a una qualche principio di soluzione, mantenendo l'idea di due figli a coppia, due figli mediamente, che per l'Italia è un miraggio, non è vero, se ne fanno 1,0000, se si mantenesse l'idea di due figli,
non è vero che per l'Italia è un miraggio. Secondo questa proiezione non basterebbero, perché nel 2050 avremmo il doppio delle morti rispetto alle nascite. Quindi anche ciò che per noi già è mitologico, avere due figli mediamente, se questo si realizzasse, il che non è scontato, anzi è quasi impossibile, nel 2050 avremo queste conseguenze, cioè molte zone praticamente desertificate nel nostro paese. Dunque io non do i numeri perché volevo andare poi a qualche altro problema. È inutile che io do i numeri, le statistiche, poi io non sono in grado, non è la mia materia. Andiamo al dunque, e neanche mi soffermo sulle cause. Vorrei dare qualche soluzione, discutere con voi di come si... Io non ho la soluzione, se no non starei qui, anche se starei qui molto bene, eccetera, ma insomma... le cause le enumero soltanto, alcune di queste cause. Arriviamo alla soluzione. Innanzitutto, ruolo della donna. Ecco, questa è la prima provocazione, su via. E qui comandano le donne, via. È inutile che stiamo lì a girarci intorno. Anche nella figliolanza. Chi decide di mettere al mondo quell'unico figlio sono le donne. Gli uomini contano pochissimo. È inutile che stiamo qui a discutere più di tanto. Quindi... con tutte le belle parole sugli uomini, devono fare insieme, dialogare, discutere, quell'unico figlio che vogliono mettere al mondo lo decidono le donne. È tutto qui. E poi sul ruolo delle donne, della giustissima e sempre auspicata emancipazione, non metto conto parlarne, è ovvio, no? E bisogna assecondarla, bisogna... Naturalmente qual è il problema? Che le donne stanno andando molto più avanti degli uomini, gli uomini stanno regredendo e le donne stanno sempre più percorrendo lunghi tratti di strada verso quell'uguaglianza che naturalmente è fuori discussione. Quindi il ruolo delle donne. E poi l'altro punto, le donne che decidono quell'unico figlio quando vogliono loro, gli uomini contano poco, la maternità per le donne è un obiettivo fra i tanti. Una volta era il primo obiettivo, anche nella Chiesa si è sempre insegnato, poi è andato un po' in disuso questa dottrina, il matrimonio è legato alla figliolanza, cioè, va bene, è legato anzitutto all'amore, come sappiamo, poi anche ai figli. Però adesso c'è questa nuova componente. Le donne hanno come obiettivo uno dei tanti, quindi molte tante cose che impegnano la vita del mondo femminile, eccetera. Tra questo forse un figlio, perché uno lo vogliono, più o meno, insomma, con tanti problemi, però uno più o meno ce la fanno. E questo è un gran problema, un problema molto serio, anche questo, che è declassato ad uno dei tanti obiettivi. E poi, naturalmente, l'altro punto che è interessante, no? Su questo problema è il fatto dell'individualismo. Questo è un altro tema che non, insomma, la cultura moderna e contemporanea è individualista e questo è il grande problema che riguarda non solo la procreazione e la figliolanza ma molti aspetti della vita. E poi il neomalthusianesimo, come si dice, no? Questa tendenza che in fondo è in nome dell'edonismo, del progressismo, insomma, mette al bando molti valori tradizionali, come insegnava già Malthus, la celebre dottrina di Malthus, qui applicata alla procreazione. E poi l'altro punto più importante è la paura del futuro. Il futuro fa paura. Quando noi eravamo giovani, io ricordo bene, e noi siamo qui più o meno tutti coetanei, noi dicevamo, beh, insomma, se abbiamo la fortuna di studiare, di laurearci, eccetera, prima o poi un lavoro lo troviamo. Oggi i nostri figli, questo prima o poi diventa sempre un poi e non c'è un prima. E questo incide molto sulla vita, anche se nel fare i figli. Noi più o meno eravamo sicuri che se ci fossimo impegnati, e anche i giovani di oggi si impegnano, insomma, con un tempo congruo, un lavoro, un impiego, un'occupazione, l'avremmo trovato. Oggi questo è diventato molto complicato, un miraggio quasi. Questo è un grande dramma per la gioventù e incide anche sulla figliolanza, come è ovvio, perché è evidente. Bene. E poi
A mio avviso, quindi, si tratta poi di un problema socio-economico, come è chiaro, ma secondo me è anche e soprattutto un problema culturale. Io insisto molto, ma non solo io, che è un problema culturale. E questo è molto importante, no? su questo. Bene, queste sono le molte cause, alcune delle molte cause. Andiamo alla soluzione. Che fare? Io ho detto non ho la soluzione, vorrei intrattenervi rapidissimamente su tre problemi. La prima, dobbiamo tener conto che l'Italia ha fatto l'unica politica per la procreazione durante il fascismo, per infausti motivi, perché avevano bisogno di mettere al mondo molti figli per mandarli in guerra, per l'imperialismo, tutta quella roba lì. Però bisogna riconoscere che solo durante il periodo fascista c'è stata una programmazione e alle nascite, no? quindi un vero boom demografico, perfino infausti, come è ovvio. No? Ecco, volevo dirvi, altri paesi hanno risolto il problema. Vogliamo almeno considerare come hanno fatto? Chi legge qualche mio libro, chiedo scusa se devo citarmi, io ne ho scritto molto su questo problema, ma anche sul nostro settimanale, no? Anche sulla Gazzetta, qualche volta mi diverto a scrivere di queste cose. Beh, voi dovete sapere, che la Svezia e la Francia da molto tempo, da 40 anni hanno risolto il problema, hanno mediamente più di 2 figli a coppie. Quindi il problema nei paesi nordici e in Francia non si pone. Hanno mediamente più di 2 figli a coppia. Come hanno fatto? Se avete voglia di documentarvi un attimo, sappiamo già come hanno fatto. Vogliamo seguire quella via? Vogliamo emendarla un po'? Però le soluzioni in Europa già ci sono. Bene, molto rapidamente, in Svezia, gli interventi a favore della donna e della famiglia dal governo francese puntano ad aumentare la natalità con una serie di tecniche, non solo economiche. Adesso non mi dilungo, sennò il tempo è molto breve. Però se avete curiosità di leggere qualche cosa, riferitevi a qualche mio libro. Mentre la Svezia forniscono ampi sussidi familiari per salvaguardare il benessere dei figli e delle coppie. E quindi sono due ricette diverse, molto diverse, ma l'obiettivo è identico. Questi popoli nordici e francesi hanno più di 2 figli mediamente a coppia, ormai da 40 anni. Quindi, perché qual è il problema italiano? Che brilla per non avere nessuna idea di come impostare il problema, non di come risolverlo. E poi l'altro punto, molto rapidamente, riguarda appunto i giovani. Questo è che tecnicamente si chiama la sindrome del ritardo. Questa società spinge i giovani a questa sindrome, che è una vera malattia proprio. Che cosa consiste? È un paradosso questa sindrome del ritardo, perché cosa vuol dire? Che che i giovani vanno a scuola, noi abbiamo 5 anni in Europa, ce ne sono 4, poi si laureano, poi fanno il post laurea, poi giù, e arrivano a 30 anni, che fanno bene a stare a scuola si dice, ma intanto arrivano a 30 anni. E dove continua a stare a scuola, poi fanno i corsi, poi fanno praticamente si arriva oltre i 30 anni che si è ancora lì. Quindi tutto ritarda che cosa? L'ingresso nella vita vera. Anche la scuola è una vita vera, ma la vita reale è quella di lavorare, di farsi una famiglia, di trovare un'occupazione, di uscire di casa. Perché questo è il problema. In Inghilterra a 20 anni si va fuori, ora le nostre mamme non lo consentirebbero mai, però insomma almeno non a 35 come mediamente succede in questo paese. Sapete che in questo nostro paese si sta in casa da più di 35 anni, i figli stanno con i genitori, a volte anche 40 per molteplici motivi, alcune volte anche per motivi economici, ma molte altre volte anche perché ci sono i cosiddetti bamboccioni su via, che è un fenomeno negativo e positivo. Abbiamo avuto anche un dibattito sui bamboccioni, i quali sono stati molto denigrati, con molti sbagliando. È vero, non è così. I giovani sono bravi, si impegnano. Ce n'è anche però una categoria che vive alle spalle dei genitori, che sta bene in casa. Infatti, è così, abbiamo questo fenomeno. C'è un circolo vizioso, tutto italiano, in cui abbiamo che i genitori sono più vecchi a volte dei figli. Siccome la vita si allunga, e invecchiano in casa i figli senza diventare mai genitori. Questo è il paradosso.
sembra che la famiglia sia diventata il luogo della libertà individuale e anche per questi bamboccioni negativi, non per quelli positivi che hanno a volte dei problemi per stare in casa, sembra diventato il luogo della comodità. Stanno bene in casa, i genitori li aiutano, hanno... questi è un errore molto grave questo. Poi ce n'è una parte che invece ha bisogno, che è necessario che ci stiano, eccetera. Ci troviamo così dinanzi, come è stato osservato, ad una famiglia federale. Che non è vero, la famiglia non deve essere federale, è un'altra cosa. Questa famiglia federale, nella quale ciascuno ha un pezzo di potere sulla propria vita. Si tratta di famiglie non più fondata sulla comunanza di esperienze, di amori, di sentimenti, di risorse, eccetera, quanto sulla necessità di fornire e ricevere servizi. È un luogo di servizio, avendo in cambio una certa quantità di aiuto morale, qualche volta, da far valere quando si è in difficoltà. E qui naturalmente dovremmo discutere molto di questo fenomeno dei bamboccioni, ma non solo io naturalmente, per carità. È un aspetto, ripeto, negativo e anche un aspetto positivo, ovviamente, no? E questo è molto importante, no? E ora vado avanti perché il tempo stringe. Il terzo ed ultimo punto volevo dire su questo problema, ecco, volevo parlare invece di questo tema dell'aborto, perché un altro grande problema che incide sulle nascite è l'aborto, la piaga dell'aborto, bisogna dirlo chiaramente. E qui, dato che siamo in clima elettorale, ovviamente son sicuro che non mi fraintenderete. Volevo riferirmi a un documento del Comitato Nazionale di Bioetica del 2005, dunque, vero, che naturalmente nessuno cita mai, ma che oggi è molto attuale anche sulle discussioni che si stanno facendo in questo momento politico sulla questione della 194. Quel famoso documento del 16 dicembre 2005, quindi di 17 anni or sono, che vi invito a leggere, andate sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato Nazionale di Bioetica, troverete questo documento. Si dicono molte cose che oggi si ribadiscono, anche in questo momento politico. Quindi io mi riferisco a quel documento, lo ribadisco, non a questo momento politico, non spetta a me discutere in questo momento queste cose. Però quel documento è del 2005 e si intitola Aiuto alle donne in gravidanza e depressione postpartum. Voglio citare alcuni punti, li ho anche scritti, onde evitare equivoci perché, ripeto, il momento è complicato, quindi... Il Comitato afferma che le disposizioni si incentrano sul concetto, la 194, si incentrano sul concetto di aiuto alla donna da offrirsi nel momento in cui accede al colloquio previsto dalla normativa e avrebbero dovuto costituire l'aspetto unanimemente condiviso dell'approccio sociale e giuridico al problema dell'aborto. Ma la loro attuazione, secondo un giudizio ampiamente condiviso, è rimasta insufficiente. L'avverbio è importante. Già il Comitato nel 2005 dice che una parte della 194, l'attuazione, è rimasta insufficiente. Non è stata attuata una parte. Qual è questa parte che non è stata attuata? Tali disposizioni, orientate al fine di rimuovere le cause che porterebbero la donna all'interruzione della gravidanza, quindi questa è la parte non attuata, rimuovere le cause che porterebbero la donna all'interruzione della gravidanza, dovrebbero essere finalizzate ad un impegno dei servizi sociosanitari sia dell'interesse della donna, sì, sia dell'interesse del concepito, ed esprimono la non indifferenza in ogni caso dell'ordinamento giuridico rispetto alla prospettiva di un'interruzione della gravidanza. In tal senso il Comitato risponde a una finalità preventiva dell'aborto, da realizzarsi secondo la volontà espressa dal legislatore, attraverso il dialogo, eccetera, eccetera. Quindi, praticamente, non vado avanti in queste due pagine, ma questo testo del Comitato viene a dire che una parte della legge di aiuto alla donna e anche nel colloquio eccetera non è attuata, e perché praticamente in fondo cosa viene a dire? Lo dicono loro stessi, quasi i consultori sono atti notarili dell'aborto, e questo non va bene, non è questa lo spirito, dice già questo documento, ma lo dice anche la legge della 194,
E siccome questo problema incide molto sulla, anche sulla questione della gravidanza, della figliolanza, è molto importante. Ecco, con ciò chiudo, è meglio che lo dica, con ciò, secondo mia opinione, ma non solo mia, questo non significa che bisogna rivedere la 194, niente affatto, bisogna applicarla però, tutta intera. E anche i consultori già nel 2005, il comitato rilevava che in realtà non è applicata tutta intera. Quindi questo è un aspetto molto importante. Poi l'ultimo punto, secondo me, è giunto il momento di fare, come abbiamo fatto qualche tempo fa, di fare una moratoria sulla pena di morte. Perché non facciamo una moratoria sull'aborto? Facciamola. Sarebbe molto importante. Una bella moratoria sull'aborto. Bene, vi ringrazio perché ho abusato. Grazie Armando. Grazie a voi. Io devo andare là. Sentiamo. Allora, do la parola a me stesso sull'aspetto 45 anni della legge 194. Prova. Pronto? Sì. Allora, faccio delle premesse, sarò sintetico per rispettare i tempi e facciamo, vai pure avanti Paolo. Ecco, prima premessa, cosa vi era dal punto di vista legislativo prima del 1978? Vi era il codice Rocco del 1930, dove l'aborto era visto ed era punito, era visto non come il non rispetto della vita umana, ma era visto come un delitto contro l'integrità e la sanità della stirpe in base alla logica di quei tempi del periodo fascista, no? E quindi l'aborto veniva punito sia chi lo praticava sia la donna che lo chiedeva con una pena che andava dai 2 ai 5 anni. Andiamo pure avanti. Vi è poi chiaramente un cambiamento culturale enorme rispetto a quei tempi ed arriviamo negli anni 70, dove il primo segnale di un grande cambiamento è stata la legge sul divorzio. La legge sul divorzio, quindi già espressione di una famiglia che cambia, era stata approvata nel dicembre del 1970, fu poi sottoposta anche questa a un referendum abrogativo che comunque non ebbe successo perché i no all'annullamento di quella legge raggiunsero il 58,3%. Andiamo avanti e arriviamo così al 1978, alla legge che stiamo discutendo. Il dibattito comunque era cominciato già negli anni 73-75. Ricordiamo che nel 75, sei andato avanti Paolo, purtroppo, era lì, in quegli anni, nel 1975 furono fondati i consultori in Italia e iniziava un dibattito proprio sul problema della libertà della donna, in un dibattito molto radicalizzato tra chi era a favore dell'aborto, l'utero è mio, ne faccio quel che voglio, queste erano le affermazioni, e chi si opponeva in una visione chiaramente che in genere era la Chiesa e il Partito della Democrazia Cristiana e pochi altri, che si opponeva in una logica allora ancora di non chiara distinzione o separazione di quello che è l'essere Chiesa, dell'essere Chiesa nei suoi rapporti col mondo e con le sue istituzioni. Avete capito? Ci fu un dibattito iniziato nel 75 dal Partito Radicale, i personaggi che voi quelli più giovani di voi non conoscono, la Delle Faccio, Pannella, Emma Bonino.
che proponevano questa liberalizzazione, tra virgolette, che poi non è liberalizzazione dell'aborto, per contrastare l'aborto clandestino che era responsabile naturalmente di danni e di non rispetto della donna. Andiamo pure avanti. La legge 194 viene approvata con 160 voti contro 148 dai quelli sono i partiti comunisti, socialisti, socialdemocratici, repubblicani, liberali e sinistra indipendente. Avevano votato contro democratici, missini, radicali e demoproletari, non perché i demoproletari fossero contrari all'aborto, ma però ne volevano una legge senza nessuna limitazione al diritto di abortire. Andiamo pure avanti. Uscita questa legge, ecco che si propone a brevissima distanza di tempo un referendum abrogativo che fu voluto dal Movimento per la Vita, che era stato fondato nel gennaio del 1980, e lo stesso Giovanni Paolo II stimolava i cattolici perché si opponessero a questa legge, e quindi si arriva, andiamo pure avanti, a un referendum assieme ad altri tre referendum, vedete la prima pagina del Corriere della Sera, che però non poté annullare la legge, perché i no contro la proposta abrogativa superarono il 67%. Quindi qui ed è evidente che in questi anni 70-80 abbiamo un grande mutamento e una grande di mentalità e una grande secolarizzazione della società. La legge che esce, andiamo avanti Paolo, la legge che esce, vedete, va vista in questi termini. È frutto di, sì, è stata preceduta da tutta questa radicalizzazione di posizioni, ma di fatto all'interno delle commissioni parlamentari, del Senato e della Camera, ci fu un dibattito che cercava di portare di fronte all'inevitabile legge che permettesse l'aborto degli aspetti positivi, degli aspetti di incentivazione pro vita. E quindi la legge sembra, per chi non conosce questa realtà di quel tempo, quasi una contraddizione, perché da una parte dice la legge per la tutela della maternità e dall'altra parla di interruzione. Uno dice, ma come, tutela o interrompe? Ecco, questo sta nel fatto che di fronte all'aborto, che comunque la legge non sancisce come un diritto assoluto, ma lo depenalizza e lo regolamenta, chi si opponeva all'aborto ha cercato di introdurre elementi positivi, vedete, per limitarne i danni, diciamo. Vedete, l'articolo 1 riconosce il valore della maternità. L'interruzione di gravidanza non è metodo per il controllo delle nascite, può sembrare un po' demagogico perché in molti casi di fatto, lo sappiamo noi professionisti, è diventato anche un metodo per controllare la natalità. L'articolo 2 vedete che enfatizza il ruolo dei consultori. Ecco, il ruolo dei consultori, se all'inizio era incerto, attualmente, ci ho vissuto dentro e vivo ancora, attualmente hanno un ruolo importante, nonostante che dal punto di vista, adesso sentiremo, della pratica legislativa, della loro concreta funzione, sembrano attualmente piuttosto penalizzati, con carenze di personale e con riduzione del loro numero. Però il ruolo di consultori è estremamente affermato, come è affermato che il consultorio deve aiutare a risolvere i problemi che portano la donna all'interruzione di gravidanza. Vedete l'articolo 5, ecco, deve cercare di aiutare a rimuovere le cause dell'interruzione, offrendo tutti gli aiuti necessari, ove chiaramente nel rispetto della dignità della donna, la donna lo consenta. E poi vi è il discorso della gravidanza, dell'aborto dopo i 90 giorni, su questo tema penso che accennerà anche la nostra amica Samuela. Andiamo avanti, come vanno a finire le cose? No, torni indietro Paolo. Ecco, le cose vanno a finire che negli anni 80 abbiamo un numero esagerato di interruzioni, arriviamo a 234.800, però la scala vedete estremamente in discesa. Talmente in discesa, specialmente dopo il 2014, ma lì vi dirò un particolare, talmente in discesa che attualmente il ministro
nella sua relazione il ministro Roberto Speranza il 13 giugno di quest'anno, nella relazione circa i numeri degli aborti del 2020, ha sottolineato prima cosa come gli aborti si siano ridotti a 66.413, perché già dal 2014 gli aborti sono sotto i 100.000 anno. Sono sempre numeri grossi, ma se guardate i numeri dell'82 e dell'83 il calo è veramente altamente significativo. Perché questa grossa riduzione? I fattori sono tanti, anche delineati, dicevo, dal ministro Speranza nella sua relazione del giugno di quest'anno. In primo luogo c'è un maggior senso di responsabilità da parte delle donne e da parte delle famiglie, non si parla più l'utero è mio, ne faccio quel che voglio, ma anche proprio nella psicologia, anche femminista, l'aborto è sempre considerato un danno per la donna che lo vive in prima persona. Secondo punto, i consultori hanno capito e hanno cominciato a mettere in pratica, anche se ancora c'è strada da percorrere, questa funzione di aiuto alla vita e non alla sua interruzione. Tre, ricordatevi che abbiamo un calo della popolazione, cioè la popolazione femminile in età fertile è attualmente enormemente ridotta. L'altro punto che sottolineava anche il Ministro, e adesso lo vediamo, vai pure avanti Paolo, è che dal 2014 comincia ad esserci l'uso della pillola dei 5 giorni dopo, il cosiddetto ELA 1. Avete capito? Mentre prima vi era un'altra pillola, la quale spostava l'ovulazione, eccetera. Questa ha una funzione più complessa, e più efficace questa pillola qua. Quindi l'aborto cambia, come vi farò vedere, le sue caratteristiche. Quindi non è che il calo c'è, ma questo calo è dato dall'aumento contrario della pillola di 5 giorni dopo, che dal 2012 era in commercio, però occorreva la ricetta medica per averla. Dal 2015 la donna poteva procurarla senza nemmeno la ricetta medica, per dire come si è voluto favorire l'uso di questo farmaco senza ricetta medica per le maggiorenne, ma dal 2020 la pillola può essere presa in farmacia senza ricetta medica anche dai ragazzi 14, 15, 16 anni, avete capito? Ora, andiamo pure avanti, ecco il meccanismo dell'ELA 1, vedete, è questo, sì, se preso prima dell'ovulazione blocca l'ovulazione o la fa slittare in avanti. Ma se preso ad ovulazione avvenuta, l'effetto è quello di rendere l'ambiente uterino inidoneo all'accoglienza di una nuova gravidanza. Quindi diventa un'azione di intercettazione di un concepimento già avvenuto. Ecco, andiamo pure avanti. Ora si pone il problema, l'inizio della vita. Ora, questi prodotti, la ELA 1, sono in commercio sotto il nome di contraccettivi. Ma allora, come fanno a chiamarsi contraccettivi? Tutto sta nell'intendersi quando comincia la vita umana, non tanto la gravidanza. Allora, vi sono le due posizioni. La gravidanza inizia col concepimento. Noi riteniamo che inizi col concepimento il nuovo essere, perché ha una sua singolarità genetica e una sua messaggi di crescita da 2 cellule, 4 cellule, 6, 32, blastocisti, eccetera, per cui già ha i suoi, già è. Oppure la gravidanza inizi dall'annidamento. Vedete? Quindi quello dell'inizio dell'annidamento è quello che viene accettato dal fatto che il farmaco in commercio come contraccettivo, perché si ritiene che la gravidanza e quindi la vita umana inizi dopo. Questo argomento è estremamente discutibile, vai avanti Paolo, però è un argomento comodo, perché se fa iniziare la gravidanza non dal concepimento come ci hanno insegnato le scuole medie quando eravamo piccini, ma dall'annidamento, allora puoi fare sperimentazioni sull'embrione, allora puoi fare la diagnosi genetica, allora anche la spirale che forse ha qualche effetto abortivo va bene, e allora anche le pillole del giorno dopo o dei 5 giorni dopo vanno bene. Però il concetto è che questo va un po' contro, non è che si possa dire la scienza è divisa, la scienza non è divisa, la vita umana comincia di fatto dal concepimento, poi dopo viene cambiate un pochino le cose, andiamo avanti,
cambiate un pochino le cose proprio per un discorso di comodità. Ecco, questo qua, la commissione Warnock, che poi le sue conclusioni furono diffuse a livello e accettate a livello internazionale, fu fatta dal governo inglese per capire da quando inizia la vita umana e quando quindi non si possono fare esperimenti sull'embrione o uso di cellule staminali a scopi terapeutici, avete capito? Questo qua dice una cosa che bisogna tenere presente, introduce il concetto di preembrione, cosa sia questo preembrione e quando cominci a essere quindi qualcosa che non è vita umana, sarebbe, mentre l'embrione è vita umana, ma come si può, dice, queste sono le conclusioni, stabilire quando comincia l'embrione, perché c'è tutto un processo continuo, vi ho detto le quattro cellule, 16, 32 e così via. Però alla fine stabilisce che dal 14° giorno si può parlare di embrione e quindi di vita umana. Ma perché questo? Leggete sottolineato al fine di acquietare la preoccupazione del pubblico. Quindi fa comodo stabilire che la vita umana non inizia dal concepimento, ma poi inizia o dall'impianto avvenuto, perché il meccanismo dell'impianto, anche Grisolia me lo insegnerà, si impiega 2 o 3 giorni per un impianto completo, non è che sia un istante l'impianto dell'ovulo fecondato. Ecco, quindi penso di aver finito, vado pure avanti, no. Quindi vedete come quello che viene reputato come scientifico, scientifico non sia, ma è un discorso di comodo. Per la Donum Vitae, che questo documento della Commissione, no, torna pure indietro, dottrina della Chiesa, il concepimento invece inizia, come ho detto e sostenuto, dal momento, dal concepimento inizia la vita umana. Ora, andiamo avanti, la conclusione che volevo darvi è questa, la legge 194 è considerata, in base alle autorizzazioni che oggi fanno anche docenti cattolici, tipo quello del libro che lì vedete segnato, di Eusebi, sono considerate delle leggi cosiddette imperfette, e il discorso vale ad esempio anche per la legge che non è ancora definitiva per quanto riguarda il suicidio assistito. Un cattolico come si deve comportare su queste leggi qua? Deve cercare di introdurre quegli elementi positivi che ne limitino i danni. E cito l'enciclica del Papa Giovanni Paolo II del 95, l'Evangelium Vitae, che dice: quando non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge abortista, ecco, si può lecitamente offrire il proprio sostegno o proposte mirate a limitarne i danni di una tale legge e diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità. Così facendo, infatti, non si attua una collaborazione illecita a una legge ingiusta, ma piuttosto si compie un legittimo e doveroso tentativo di limitarne gli aspetti iniqui. Questo nel 95, attualmente Papa Francesco, sulla stessa linea, sostiene che in seno alle società democratiche argomenti delicati come questi, aborto, suicidio assistito, vanno affrontati con pacatezza, in modo serio e riflessivo, e ben disposto a trovare soluzioni, anche normative, il più possibile condivise. Ecco, io ho concluso. Diamo la parola, perché poi deve andarsene, prima di dottor Grisolia, se permetti Paolo, al dottor Bondavalli Roberto, psicologo. Ascolta, devi presentare delle slide? No? Allora ti siedi qua. Ecco, Roberto Bondavalli non ha bisogno di presentazione, parlerà di argomento molto affascinante che è il dialogo tra mamma e nascituro. Grazie Roberto. Tanto... saluto tutti i presenti e ringrazio della cortesia che mi hanno usato per dire devo scappare proprio via, non è che vada, ma sono a Biella il più presto possibile, quindi insomma veramente grazie. Faccio lo psicologo, sono anche psicoterapeuta, che è una cosa che si aggiunge all'essere psicologo. Non c'è una psicologia, ce ne sono tante. Quindi poi ognuno segue un orientamento che non è detto che necessariamente si vada
sposare con quello di altri. Io ho pensato un po' come fare a introdurre queste cose. No, qui sono in mezzo ai medici, quindi insomma, io di genetica faccio un po' fatica a parlarne perché so quello che ho studiato all'università, ma non sono un esperto, però ne so qualcosa di più di memetica, che magari è un termine che non è conosciuto tutti quanti. Mentre il gene sta alla genetica, il meme sta alla memetica. Che cos'è il meme? Sono delle idee dominanti, delle idee che contano, delle idee che permettono, come fa il gene quando è selezionato, la sopravvivenza, l'adattamento e l'evoluzione della specie, così funziona anche per le idee. E ci sono delle idee importanti, interessanti, l'hanno scoperto i biologi, prima ancora degli psicologi, che consentono agli individui, alla società, all'umanità di evolvere, di adattarsi nell'ambiente. Una di queste le hanno studiate coi bambini piccoli. Io adesso parlo di una ricerca che conosco abbastanza bene, è stata effettuata circa 5 anni fa in una importante università che è quella di Tel Aviv in Israele. Fa venire voglia di un caffè questo rumore. Dopo magari ci sarà anche lo spazio per questo rinfresco. Ecco, dicevo, hanno fatto una ricerca interessante con bambini 3-4 anni, poi è stata estesa anche a bambini addirittura appena nati, e a me ha sempre molto colpito quello che hanno scoperto. I bambini 3-4 anni in un asilo molto grosso ne hanno selezionati 146 e hanno proposto loro, e nessuno era a conoscenza che la cosa sarebbe stata proposta anche agli altri loro compagni dell'asilo, hanno proposto loro un gioco con il ricercatore che faceva un po' di animatore. Li hanno portati in una sala, hanno fatto vedere un sacco di bei giochi e il compito del ricercatore era quello di indirizzarli, di interessarli in modo particolare a delle strisce colorate, di adesivi molto carini. Quando vedevano che il bambino era particolarmente interessato e giocava volentieri in queste cose, finiva l'esperimento con questa frase: abbiamo visto che ti piacciono molto, te li puoi portare via. Però poi ci saranno altri bambini, non ce ne sarà per tutti, però per te ci sono, questa cosa puoi portartela via così continui a giocare. Faccio una piccola parentesi, 3-4 anni non si possiede la capacità di astrazione per immaginare dei bambini che non ho mai visto. La risposta è stata impressionante perché una percentuale molto alta, se ricordo bene intorno all'86%, ne ha voluto lasciare lì qualcuno per quelli che non c'erano. Ma la cosa che ha impressionato di più non è stato questo, perché di questa percentuale all'interno un'altra percentuale li ha voluti lasciare tutti. Immagino il ricercatore, forse un po' commosso, un po' dispiaciuto del fatto di aver raccontato questa piccola bugia, e diceva: ma perché non ti piacciono più? E il bambino rispondeva: no, no, mi piacciono. Beh, insomma, portatene via qualcuno. No, no, li lascio tutti. Beh, perché? Perché sono più contento a lasciarli a chi non li ha. Ecco la memetica. Il meme dell'altruismo, prima ho citato i biologi, sono comune a molte specie animali, quelle che sopravvivono, quelle che si adattano e quelle che evolvono. Quindi già una piccola conseguenza interessante sarebbe dire: ma dove andremo a finire se perdiamo questa cosa? Poi i genetisti hanno trovato un gene AVPR1A, se mi ricordo bene, una cosa di questo genere, che sembrerebbe responsabile del rilascio di ossitocina tutte le volte che facciamo un atto di generosità. Ma insomma, sono un po' riduttivo, perché vorrebbe dire togliere il merito e togliere anche la colpa se uno si comporta male o se uno si comporta bene. Quindi vorrei credere che, per quanto magari la natura, la fisiologia ci dia una mano nel sottolineare ma come siamo contenti e felici quando facciamo qualcosa di buono, beh, forse non è tutto finito lì. Ecco, parto da questo perché ci sono delle ricerche molto interessanti, se ne occupano anche gli psicologi. Perché ci sono di recente, ho avuto modo anche di conoscerla personalmente, Alessandra Graziottin, forse l'avete sentita anche voi, che è direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica al San Raffaele. È una grossa ricercatrice, anche lei, e ha avuto la fortuna, e questo io non lo conosco, col dottor Mario Valerio Tartagna, un altro ricercatore, un giovane ginecologo. Sta in Puglia, lavora a Bari.
il quale ha fatto ricerche da un punto di vista clinico abbastanza interessante. Sai, fino a qualche anno fa si pensava che l'utero fosse una specie di incubatrice quasi perfetta, sterile e isolata. Si pensava che la placenta e il cordone ombelicale sostanzialmente erano una sorta di catering domestico per portare al piccolino le sostanze nutritive che gli servono per crescere ed eliminare i rifiuti. In realtà c'è molto, molto di più. Ci sono un sacco di cellule staminali embrionali che entrano nel sangue materno già dalla quarta, quinta settimana di gravidanza. Addirittura a volte quando la mamma neanche sa ancora e pensa solo a un ritardo mestruale di essere incinta. Poi quando siamo all'undicesima e dodicesima settimana possono essere addirittura individuate dentro il sangue materno. Con un semplice prelievo si può fare diagnosi, questa è una cosa ormai già nota, no? Su certe le principali malattie genetiche. Ma la novità è che ci sono delle cellule che vengono chiamate cellule progenitrici associate alla gravidanza, l'acronimo è PAPCS, che dal feto vanno a finire nel cervello, nel cuore, nel fegato, nei reni, nei polmoni e nel midollo della mamma. Di fatto queste cellule che partono dal feto vanno a colonizzare i principali organi della mamma. Sono composte queste cellule, le PAPCS, per il 50% dal DNA materno e il 50% da quello paterno. Le cellule progenitrici fetali sopravvivono addirittura nel corpo della mamma fino a 30 anni. Io queste cose non lo sapevo, poi sto dicendo cose che per molti di voi magari sono scontate. Per me è straordinaria questa cosa. Addirittura queste cellule possono essere trasmesse ai feti di gravidanze successive, proprio perché il viaggio è nelle due direzioni, non solo dal feto alla mamma, ma anche dalla mamma al feto. Il viaggio più interessante delle PAPS, beh sì, va bene, il cuore, il fegato, i reni, ma quelle nel cervello sono fantastiche. Perché dove vanno a finire? Prima di tutto nel sistema limbico, che è il dipartimento deputato agli affetti, alle emozioni, dico una parola impegnativa, all'amore. E lì le PAPS si differenziano in cellule nervose e stabiliscono connessioni nuove con i neuroni della mamma, soprattutto in due regioni, che sono l'amigdala e l'ippocampo, che sono il cuore pulsante di memoria e regolazione delle emozioni. La risonanza magnetica tutto questo lo dimostra chiaramente. Le donne alla prima gravidanza mostrano una grandissima attività di ristrutturazione proprio nell'amigdala e nell'ippocampo. Si perde la sostanza grigia del cervello e aumenta la sostanza bianca. E il fenomeno lo conosciamo, è quello dell'apoptosi, no? C'è una morte cellulare programmata. Perché devono aumentare le connessioni utili tra le cellule nervose e le aree che sottendono la capacità della persona di intendere emozioni e pensieri. Ma se ci pensiamo, ma non è la base biologica dell'empatia? Fantastica questa cosa. Noi capiamo bene quindi che i 146 bambini, di cui la maggior parte ha lasciato i giochi perché doveva lasciarli a qualcun altro, qui c'è qualcosa di interessante, ma che succede allora lì dentro? La meraviglia è che queste piccole celluline mandano come delle piccole lettere, perdonatemi il linguaggio simbolico, che vanno a abitare nel cervello, nelle aree emotive delle ricompense, potenziano la capacità di prendersi cura del piccolo con amore e soddisfazione. Lorenz, sapete, no, il premio Nobel dell'etologia, lui ha fatto un sacco di esperimenti, ha visto che gli uccelli canori, mentre covano, mettono dei gridolini perché insegnano al pulcino che è ancora dentro l'uovo come si fa poi a riconoscere la mamma, come si fa a cantare. Se addirittura vengono covati da altri uccelli, non capiscono il linguaggio della loro specie.
Lorenz, poi, che era un curioso incredibile, ha cominciato a parlarci lui alle uova, le famose, no, con l'Occhetta Martina, la storia dell'imprinting, se non l'avete letto bisogna leggerlo, L'anello di Re Salomone, uno dei libri più simpatici, belli, scientifici che siano stati scritti. E quando poi queste occhette nascevano, si vedeva che parlottando come parlottava le uova, lasciavano i simili della propria specie e seguivano Lorenz per dove voleva andare. Ma se questo funziona per i pulcini, ma volete che non funzioni anche per le persone? E si sa, cioè, un grandissimo autore, se l'avete sentito nominare, andate a leggere quello che ha scritto, perché è stato un precursore di scoperte straordinarie, Alfred Tomatis, grande autorino laringoiato, ma soprattutto un grande scopritore e conoscitore dei suoni, il quale lui ha detto: ma come fa il bambino a sentire? Da che età comincia a sentire? Adesso non vi sto a raccontare cose che sapete anche voi, però già dalla quarta, quinta settimana lui sente. E sente che cosa? Questo è interessante, soprattutto i suoni acuti. Perché? Beh, insomma, credo che sentire i borborigmi dell'intestino e altri rumori che sono forse un pochino più molesti, quindi ha una sorta di filtro naturale. Però in un ambiente acquatico. Voi provate a mettere la testa sott'acqua se siete al mare, non sentiamo mica le cose nello stesso modo in cui le sentiamo quando siamo in ambiente aereo. Lui, in qualche modo, Tomatis, è riuscito a filtrare i suoni attraverso delle cuffie, oscillatori speciali, come li sente il bambino nella pancia della mamma, per poi portarli a come li sente il bambino quando non è più in ambiente liquido, in ambiente aereo. Successo straordinario, perché addirittura come una seconda rinascita. Andate a leggere i libri di Tomatis e si vedono delle cose veramente molto interessanti. Qui allora, che succede? Ma forse un pochino conta la mamma come sta, cosa fa e cosa dice. Noi sappiamo che la comunicazione è una cosa che noi non possiamo non fare. Voi adesso siete qui ad ascoltare, sperando che non ci siano troppe palpebre a mezz'asta, perché mi dilungo un po' troppo, ma mi state comunicando molto bene. Se qualcuno comincia a guardare l'orologio o comincia a scrivere o sta parlando con il vicino, mi comunica un sacco di cose. Non si può non comunicare, non è possibile. Gli studiosi dicono, attenzione, perché il 93% della comunicazione, ma anche in questo momento, no, quello che sto facendo io nei vostri confronti e quello che fate voi nei miei, il 93% è comunicazione analogica, non digitale. Quella digitale sono le parole che uso, che hanno una semantica precisa. Tavolo, pavimento, soffitto, microfono, sappiamo cos'è. Ma il fatto che io lo dica, queste parole, le abbia pronunciate con questi gesti della mano, con questa postura del corpo, con questo timbro di voce, ma non ha una semantica molto precisa, forse una costellazione di significati che possiamo più o meno intuire, più o meno arguire. La comunicazione al 100%, quando il bambino nella pancia, è di tipo analogico, ma provate a immaginare, faccio una piccola confessione personale, io ho 3 maschi, 3 figli, adesso sono già grandini, da psicologo dicevo a mia moglie: ascolta, canta più o meno la stessa canzone durante la gravidanza. No, funziona, io l'avevo letto, ma funziona benissimo, perché esce, c'è il parto, devono piangere, comincia a cantare, serve una mamma come mia moglie, che è la vera psicologa di famiglia, è bravissima, che ha avuto la forza, dopo la fatica che ha fatto, 3 parti di natura, di cantare. Ci sono dei... Tomatis ha selezionato anche dei brani musicali che sono più adatti e altri meno adatti. Quindi il canto della mamma, la voce della mamma, ma anche quella del papà. La mia forse è un po' più difficile da filtrare, perché è già molto grave. Ma quando ci si rivolge a un bambino si comincia a dire: vieni qua piccoli, vedete, non si urla, non si ingiunge, non si alza la voce, eccetera. Ci sono dei bellissimi esperimenti che hanno fatto i psicanalisti reichiani,
in cui con una delle due modalità è quella del toccamento, no, delle carezze. Il bambino risponde con i suoi movimenti, il vestibolo è una delle prime cose che viene nell'orecchio interno, viene attivato dal bambino, e risponde a questi toccamenti avvicinandosi e allontanandosi. Quindi, chiudo, c'è una componente importante ed è anche un impegno ed è una responsabilità. La mamma e il papà possono fare moltissimo per tutto quello che riguarda il futuro di quel bambino. Il futuro del bambino vuol dire addirittura la struttura del linguaggio, la capacità discorsiva, la dialettica, ma anche altre funzioni che riguardano la logica matematica, eccetera, eccetera. Come? Cominciando a parlare. Prima sentivo l'amico Gabrio che diceva, ma il concepimento, l'annidamento, eccetera. Ma tanto per chiudere proprio con quello che dicevano quando hanno lanciato il Pioneer, circa 38 anni fa, se non mi sbaglio, alla scoperta dell'universo. È interessante perché qualcuno era venuto in mente, ma noi come ci presentiamo come esseri umani? Noi chi siamo? E allora hanno pensato di mettere tre cose lì all'interno della navicella, al di là del pi greco, tutte queste cose qui che complicate. Hanno messo una riproduzione dell'uomo della luna, è una statuetta etrusca in cui l'uomo guarda estasiato il cielo. Hanno messo un quadro del Caravaggio, che se fosse adesso vivente, se non era al CERT, al nucleo tossicodipendenza, il Caravaggio sarebbe finito in galera, ma quando si metteva... E hanno messo le fughe di Bach, suonato da Glenn Gould, che sapete che sindrome di Asperger, autistico, faceva dei versi lui quando suonava, ma è stato uno dei più grandi esecutori. La carta d'identità dell'uomo sono le sue emozioni. Noi siamo quello che sentiamo. Il bambino dentro la pancia sente tantissimo. E allora finisco con una piccola citazione. C'è un autore che io amo molto, che è Rabindranath Tagore, indiano, premio Nobel nel 18 della letteratura, e dice: da dove sono venuto, dice il bambino, dove mi hai trovato? Domanda il bambino alla mamma. E la pianse e rise allo stesso tempo, stringendolo al petto gli rispose: eri nascosto nel mio cuore, bambino mio, tu eri il desiderio del mio cuore. Eri nelle bambole della mia infanzia, in tutte le mie speranze, amore, vita di mia madre. Lo spirito immortale che presiede nella nostra casa ti ha cullato nel suo seno in ogni tempo. Non la finisco perché è lunga ed è ora che io chiuda, ma questa fa la grossa differenza. Forse il bambino è pensato dall'eternità. Grazie. Grazie. Grazie Roberto. La parola al dottor Grigiolia, che non ha bisogno di presentazioni, attuale primario facente funzione della ginecologia, esperto di medicina perinatale, anzi espertissimo di medicina perinatale, ci parlerà della diagnosi prenatale. Funziona, sì. Grazie Maurizio dell'invito, grazie al dottor Zacchè dell'invito. Buongiorno a tutti. Io cambierò un po' il tema. Parlerò magari di cose un po' meno belle, anche un po' meno emozionanti. Cioè, c'è una cosa bellissima lo psicologo prima, parlandoci dei rapporti tra madre e bimbo. Io la gravidanza è una cosa affascinante già per un motivo. Se voi ci pensate, è l'unico esempio di trapianto perfetto che esiste in natura. Cioè due persone geneticamente differenti che vivono nello stesso organismo, ed è chiaro che questi rapporti ci devono necessariamente essere, e prima che si verifichi questa cosa qui c'è tutto un sistema di regolazione che deve avvenire. Quindi che madre e feto siano connessi è completamente vero. Dobbiamo parlare di malformazioni congenite, che sono il problema principale oggi dell'assistenza prenatale. Perché? Perché purtroppo sono frequenti, hanno spesso degli esiti devastanti. Più vicino, sì, ho questo difetto da sempre, ok. E soprattutto sono difficili da diagnosticare. Alla nascita possono rappresentare un grande problema per quella che è la coppia. Perché? Perché
la nascita di un bambino con malformazione determina un grave problema che poi si riflette per tutto il corso della vita. Sebbene complessivamente, se tenete in considerazione, la mortalità perinatale si è ridotta negli Stati Uniti, si è ridotta su tutto, per le malformazioni rimane ancora invariata nel corso degli anni e ancora oggi rappresentano la principale causa di mortalità infantile. Quindi i bambini muoiono soprattutto perché hanno quella che è una malformazione e hanno un impatto clinico estremamente importante. Vedete che sono l'85% degli aborti spontanei, il 25% delle morti perinatali, il 25% dei bambini che muoiono entro un anno sono dei bambini con una malformazione congenita e circa il 20% tra quelli che muoiono tra 1 e 9 anni. Quindi è un problema con un impatto clinico estremamente importante e hanno un impatto socio-economico ancora più importante, perché vedete che il 30% dei ricoveri sono per bambini malformati e il 70% di questi ha dei ricoveri ripetuti, quindi l'assistenza per questi bambini è estremamente importante. Che cosa fa la diagnosi prenatale? Che è un argomento anche controverso per molti versi. Allora, per diagnosi prenatale sono tutte quelle indagini strumentali, invasive e non invasive di laboratorio, per dimostrare se un bambino ha o non ha un'anomalia all'interno dell'utero. Cosa si guardano? Si guardano le anomalie strutturali, quelle cromosomiche e quelle genetiche. Perché? Perché abbastanza spesso si parla di anomalie congenite, però in realtà non si distingue nell'ambito delle anomalie congenite quale sia la prognosi di questo. Alla fine, dalla diagnosi prenatale deriva una cosa. Questa cosa che deriva è una definizione multidisciplinare alla coppia, la quale abbia e sappia bene a che cosa va incontro. La diagnosi prenatale oggi è cambiata nel corso degli anni e la sensibilità e la precisione è notevolmente aumentata. Quindi la richiesta che ci fanno le coppie su quella che è la possibilità di diagnosi è estremamente elevata. Vedete che queste immagini fino a qualche anno fa non erano neanche pensabili, quindi oggi vediamo esattamente come è fatto un bimbo in utero. E questo che cosa significa? Significa una cosa semplice, che quel feto in utero non è più un feto ma è un paziente, cioè per noi oggi il feto è un paziente. Vediamo come sta, vediamo se è fatto bene, vediamo se si sviluppa. Poi abbiamo tutta la problematica legata alla diagnosi genetica, quindi non solo cromosomica. Pensate che fino a qualche anno fa era possibile diagnosticare anomalie cromosomiche di 100 megabasi, adesso non mi scordo le misure, ma oggi si arriva a 2-1, quindi anche rotture cromosomiche molto piccole. Si è sequenziato quello che è il DNA e questo lo vediamo in utero. Qui, ok, non voglio stare davanti, va bene. Ok, allora tutto questo cosa ha portato? Dove mi metto? Qua, mettiti qua. Qua, ok. Allora, non volevo voltare le spalle. A cosa ha portato? Sostanzialmente noi abbiamo un anticipo di quella che è la diagnosi, che non è più a 20, 22, 23, 24 settimane, ma alla fine del primo trimestre, più o meno per lunghezza di un feto intorno ai 60 mm, cioè 6 cm, definiamo esattamente qual è il rischio genetico di quel feto e qual è il rischio malformativo. Quindi capite che si è arrivati in una situazione in cui la richiesta di diagnosi è sempre più alta. E questo cosa comporta? Purtroppo, per quelli che sono i medici oggi, una serie di problematiche. Prime tra tutte, che la nascita di un bimbo con malformazione, con un'anomalia cromosomica, oggi rappresenta il primo motivo di contenzioso medico-legale. Quindi vedete che il medico che si approccia a questa problematica, oltre che approcciarsi con un comportamento di tipo etico, purtroppo deve approcciarsi anche con un atteggiamento di tipo differente. Le motivazioni sono tante per cui si va incontro a un contenzioso, e prime tra tutte perché la mancata diagnosi ha determinato un non trattamento tempestivo del bimbo, sicuramente, però c'è tutto il problema legato all'informazione. E oggi l'informazione è il principale motivo su richieste di risarcimento.
tanto che si è arrivato all'assurdo di una sentenza della Corte di Cassazione di qualche tempo fa, in cui è stato riconosciuto il risarcimento al feto, quindi al feto, non alla mamma, al feto, perché? Perché lui aveva il diritto di nascere sano. Quindi un medico è stato risarcito perché? Perché il feto non è, perché quella gravidanza per mancanza di informazione non è stata interrotta e il feto aveva il diritto di non nascere sano. Ovviamente questa sentenza della Corte di Cassazione è stata molto contestata, è ancora valida e se ne sta ancora discutendo. Questo era per dirvi la complessità. Cosa fa la diagnosi prenatale quindi? È conveniente o no identificare un'anomalia congenita? Perché? Perché se l'anomalia congenita porta solo all'interruzione è chiaro che forse non è conveniente, potrebbe non essere conveniente. O forse potrebbe essere conveniente anche per questo. Uno, perché consente sicuramente un trattamento adeguato e precoce. Quindi io vedo che un bambino è malformato, un esempio banale, una linea diafragmatica, se il bimbo non nasce dove c'è una chirurgia pediatrica, quel bimbo alla nascita muore. E quindi. L'altro problema è che i casi più gravi vengono interrotti. È chiaro che tutto questo non deve andare verso l'esagerazione del problema, che è questa. Quindi quello che bisogna evitare è questa cosa qui. Cosa determina la diagnosi prenatale, come incide sulla mortalità perinatale? Perché c'è da capire questo. Ma effettivamente interrompere una gravidanza su feti che comunque sono gravemente malati, per quanto riguarda la mortalità perinatale, incide positivamente o negativamente? Allora, questi sono i dati e vedete che dove è stata implementata quella che è la diagnosi prenatale si è avuta una drastica riduzione di quella che è la mortalità perinatale. Quindi una delle condizioni per cui si riduce la mortalità perinatale è che l'interruzione della gravidanza su feti gravemente malati la riduce. Questi sono degli altri lavori che sono stati pubblicati, ci salto rapidamente, comunque dicono più o meno tutti la stessa cosa. Allora, qual è l'opzione di una donna? Cosa dobbiamo fare? Informare sicuramente. Come si comportano le pazienti? Io vi prego di considerare una cosa. Per una coppia, optare per l'interruzione di gravidanza su una gravidanza voluta è una delle situazioni peggiori che gli possono capitare. Ed è una cosa estremamente provante che si porterà dietro per tutta la vita. Okay? Perché? Perché va a interrompere una gravidanza su una gravidanza voluta. È differente dai primi 90 giorni. Cioè, ma io vado a interrompere una gravidanza su qualcosa che volevo. E la interrompo perché penso che la nascita di questo bambino, oltre che essere una sofferenza per lui, perché poi dobbiamo chiederci alcune cose. Io dico sempre questo. Se noi chiedessimo al feto se è contento di essere al mondo, no, cosa risponderebbe? Questa è una cosa che dobbiamo sempre considerare. Probabilmente un bambino Down sì, probabilmente un bambino con una spina bifida e una grave paresi con un ritardo mentale da idrocefalia direbbe no, immagino. Però questo credo che non siamo noi a poter discutere questa cosa qui. Comunque, quella che è la prognosi della gravidanza sicuramente va a incidere su quella che è la decisione della paziente. Queste sono due nostre pazienti, una un'anomalia cardiaca che è comunque trattabile alla nascita, possibilità di sopravvivenza superiore all'80%, la paziente va avanti con la gravidanza. Anomalia cardiaca grave, una mortalità superiore al 90%, la donna ci ha richiesto un'interruzione di gravidanza. Quindi vedete che la prognosi è il fattore determinante. Se sono in ritardo ve lo dite che... Ok. Quindi la scelta della coppia di solito si basa su anomalie cromosomiche, anomalie genetiche, rischio di esiti neurologici, anomalie fetali multiple con elevato rischio di mortalità. Oggi quello che è cambiato è questo, che anche i pazienti che sanno che comunque l'anomalia è grave e comunque l'anomalia è trattabile,
senza soprattutto esiti neurologici sono disponibili ad andare avanti alla gravidanza. Perché? Perché è cambiata la nostra modalità di comunicazione. Questo è per farvi un elenco delle anomalie che vengono solitamente, su cui c'è richiesta di interruzione, come vedete sono soprattutto le anomalie cerebrali e quelle cromosomiche. Questo è uno studio francese che dimostra la stessa cosa, dove però il tutto cambia se la consulenza alla coppia è corretta. Qui vi passo rapidamente, ma sono dati di quando avevamo quello che era il registro sulle malformazioni, sui dati nostri, sono datati, era soltanto per dirvi come si comportano le donne. Vedete che le anomalie cromosomiche sono a prognosi estremamente sfavorevole, perché? Perché o si ha una morte perinatale o si ha una morte in utero, e come vedete quello che è l'andamento delle interruzioni di gravidanza cambia sostanzialmente dalle anomalie multiple alle anomalie cerebrali, invece si riduce in quelle trattabili. Quando un bambino nasce con una malformazione, comunque la coppia deve tenere in conto una cosa, che più o meno in 3 casi su 10 può avere una complicanza anche grave. E questo purtroppo lo dobbiamo comunicare alla coppia, quindi e le decisioni dipendono un po' da questo. Vedete, queste sono le interruzioni nostre, e vedete che sono tutte anomalie estremamente gravi. Quindi l'atteggiamento della coppia non è più quello di dire faccio diagnosi e vado verso l'interruzione, questo c'è per le anomalie cromosomiche ma non c'è per le restanti anomalie, ma valuta con attenzione quella che è la prognosi. Ed è chiaro che perché abbiamo dei risultati è necessario oggi un percorso che sia un percorso piuttosto complesso, è un percorso multidisciplinare che alla fine arriva alla scelta decisionale sulla base di tutta una serie di percorsi. Cosa concludere? Che le malformazioni congenite sono frequenti, gli esiti sono gravi e hanno implicazioni sociali importanti, la scelta della coppia in genere dipende dalla possibilità di trattamento postnatale. L'accettazione delle anomalie cromosomiche, genetiche o strutturali a prognosi severe, anche se compatibili con la vita ma con handicap, sono poco accettate dalle coppie. Questo purtroppo è una realtà. Il ruolo dell'ostetrico deve definire la prognosi e deve muoversi purtroppo in quello che sono l'ambito delle attuali legislazioni. Vi ringrazio. Che hai anche rispettato i tempi. Interessante relazione, penso che per molti abbiano. Adesso diamo la parola al dottor Pellizzardi Stefano, direttore della struttura complessa dei consultori, che ci parlerà appunto dei consultori familiari. Li abbiamo più volte nominati nelle relazioni precedenti. Vediamo ora la sua parola. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, dottor Tedoli, dottor Zacchè, è un piacere essere qua su un tema così importante e attuale. Sono stati fatti degli accenni al ruolo dei consultori. Allora, divido in due parti un po' questo mio breve intervento. Volevo all'inizio, tra l'altro ho un problema di diapositive perché c'è un'incompatibilità probabilmente di programmi, non si riescono a vedere tutte, però è lo stesso, parleremo in modo discorsivo. Allora, in due parti dicevo, volevo fare un focus all'inizio veloce su quella che è la nuova realtà organizzativa dentro la quale ci troviamo a lavorare e ad operare, perché siamo in una fase di cambiamento importante, perché dall'anno scorso, quindi si sta sviluppando adesso, è in essere una riforma della sanità, dei servizi sociosanitari regionali e quindi anche provinciali, che vanno verso quella, chiamiamola definizione, di rafforzamento della medicina territoriale. Questo è un punto importante perché poi lo vedremo meglio, riconfigura in modo nuovo anche il ruolo e il significato dei consultori familiari.
ruolo e significato che è cambiato nel corso del tempo, nel senso che i consultori familiari, come era stato detto prima, nascono molti anni fa sull'onda di leggi di riforma che abbiamo visto prima. Però il ruolo e la missione dei consultori familiari adesso viene declinata in questo modo, cioè un'assistenza alla donna durante la gravidanza e nei mesi successivi al parto, accompagnandola appunto attraverso un percorso attento che poi lo spiegherò meglio successivamente, ma soprattutto in questo momento noi sottolineiamo quella frase dove dice che viene offerta assistenza psicologica e sociale al singolo cittadino, alla coppia, alla famiglia in tutte le fasi del ciclo vitale. Questo è un punto fondamentale, perché si passa da una visione di un'assistenza al singolo, si va verso un'assistenza e una presa in carico, sottolineo presa in carico, e un'accoglienza delle domande delle famiglie, delle richieste, alla famiglia estesa, ma soprattutto in tutte le fasi del ciclo vitale. Quindi subito dopo, diciamo, l'evento, il parto, per arrivare anche a tutte le fasi critiche che possono svilupparsi nel corso della vita di una persona e della famiglia. Attualmente sottolineo questa, com'è dislocata la rete attuale dei consultori familiari. La provincia di Mantova ha sempre avuto una peculiarità rispetto alle altre province, quelle vicine a noi, intendiamo quelle di Regione Lombardia, quindi Cremona e adesso sono due SST, Crema e Cremona, una peculiarità perché noi abbiamo sempre avuto una capillarizzazione dei servizi territoriali molto forte. A partire dagli anni 90, sia i consultori familiari, i centri di salute mentale, i servizi per le tossicodipendenze e tutti i servizi a valenza distrettuale sono stati sempre molto capillari e lo sono tuttora. Vedete che la capitalizzazione provinciale è veramente molto forte. Attualmente ci sono 14 consultori familiari in provincia di Mantova, due dei quali non offrono tutte le prestazioni dei consultori, quindi con l'equipe, che poi vedremo qual è, con l'equipe integrata multidisciplinare, perché il consultorio di Roncoferraro, che è qua vicino, offre solamente prestazioni di carattere psicosociale, il consultorio di San Benedetto invece solamente prestazioni di tipo ostetrico, ma gli altri 12 offrono tutte le prestazioni di equipe multidisciplinare, cioè ginecologo, ostetrica, assistente sociale e psicologo. Vedete come sono dislocati, e questa nuova organizzazione poi si inserisce in quella che è la riforma territoriale, cioè con la creazione di quelle che ne avrete sentito parlare, io penso, sui giornali, perché insomma è un po' all'ordine del giorno dello sviluppo della riforma della sanità, si inserisce in quella che è la creazione delle nuove case di comunità. La casa di comunità, perché lo sottolineo? Perché è un nuovo presidio di prossimità dove in provincia di Mantova la nostra SST dal 2022, che siamo adesso, al 2024, ne aprirà 9 di queste case di comunità. La casa di comunità è, dicevo, un presidio di prossimità per i cittadini, dove dentro la casa di comunità si trovano un po' i multiservizi sociosanitari di base e anche qualcuno specialistico, per arrivare vicino ai cittadini. Vicino ai cittadini. Il cittadino si può afferire alla casa di comunità e viene a questa casa di comunità, con i servizi che saranno presenti dentro queste strutture, accoglie la domanda, se ne fa carico,
valuta questa domanda per dare una risposta multidisciplinare per una presa in carico integrata. Questo è un punto importante perché la logica verso la quale noi ci dobbiamo porre e stiamo lavorando per è quella di una presa in carico integrata, multidimensionale, dei bisogni che i cittadini e le famiglie portano. Questo è un po' il contesto generale che, dentro il quale noi ci troviamo ad operare. Le altre diapositive il computer non le legge, quindi cercherò di porle in modo discorsivo il tema che volevo affrontare. Venendo alla presa in carico del tema di cui appunto stiamo parlando questa mattina, cioè il focus su l'accompagnamento alla donna nell'affrontare la gravidanza e tutto quello che ne comporta, i consultori familiari hanno sviluppato in questi anni molti programmi che non sono semplicemente un'erogazione di prestazioni. Arriva la donna, quindi c'è l'ostetrica che eroga una prestazione, lo psicologo, il ginecologo, ma è un farsi carico di un bisogno complessivo della donna. La sintesi di quello che è un po' questo percorso nel suo complesso è il modello a cui ci riferiamo, è un modello che noi definiamo, che è definito da Regione Lombardia e che noi applichiamo, che viene definito percorso nascita, che è un modello assistenziale organizzativo rivolto alla donna dal momento ancora prima della gravidanza, quindi è un accompagnamento a una gravidanza consapevole, l'accompagna nella fase preparto, quindi con quello che noi chiamiamo l'accompagnamento alla nascita, lo segue nel momento del parto, nel momento del postpartum, e questa è una cosa importante, cercando di stare nel contesto di vita della donna. Questo è un punto fondamentale, cioè il nostro sforzo sul quale ci stiamo muovendo adesso è quello di stare vicino alla donna a 360 gradi per i suoi bisogni nel suo contesto di vita. Su questo punto poi noi abbiamo sviluppato dei percorsi specifici, dei progetti che sono dei progetti ad esempio di prevenzione della depressione postpartum, quindi il progetto Pensare Positivo, che questo dopo se c'è qualche domanda insomma è un punto molto importante perché come dire, cerca di prevenire degli aspetti che sono molto critici nella fase del postpartum per la donna, che possono creare anche molti problemi. Prima del parto abbiamo tutti gli incontri di accompagnamento alla nascita che li avevamo dislocati prima del Covid, erano su 3 punti provinciali, Asola, Mantova e Suzzara. Durante il Covid non li abbiamo abbandonati, li abbiamo trasformati in una forma online. Però ogni mese partono questi corsi online dove c'è un'adesione di circa 40 donne progressive. E questo per dire che abbiamo fatto tutti gli sforzi per non abbandonare le donne pur nel momento difficile quando c'è stata la pandemia di Covid. Appena dopo la nascita, anche questo nei vari consultori vengono organizzati i gruppi di puerperio, sono una sorta di gruppi che tante volte diventano anche dei gruppi di autoaiuto fra le donne stesse, seguite però da noi, dal nostro personale, dove vengono date, ci si fa carico delle problematiche, anche delle paure, delle incertezze delle donne nel momento del postpartum. E questi gruppi puerperio sono dei gruppi che funzionano perché anche questi sono capillarizzati. Ecco, per noi è molto importante avere questa dislocazione territoriale molto capillare. Ecco, su questo punto, adesso siccome il tempo va avanti volevo anche dare, come dire, qualche coordinata su dove stiamo andando e dove cercheremo di potenziarci. Sul discorso del postpartum, un punto sul quale noi sicuramente dobbiamo
potenziarci, dobbiamo cercare di fare dei passi in avanti, è il recupero di quelle che erano le vecchie, dico vecchie perché anch'io vengo un po' da quel periodo lì degli anni 90, recuperare il momento delle visite domiciliari. Ecco, questo è un punto importante perché la visita domiciliare, cioè andare dalla donna a casa sua, in famiglia, ti permette di avere una vicinanza, una presa in carico di queste problematiche e di queste incertezze che rendono la donna più sicura e fanno vivere meglio questa fase importantissima del post-partum, perché quello che poi si è visto e si è visto dell'importanza fondamentale è una corretta gestione, il più possibile serena, di quelli che adesso si definiscono i primi 1000 giorni di vita, perché è in quella fase lì, dei primi 3 anni di vita del bambino, che si potenziano il corretto attaccamento, lo sviluppo neurologico corretto, lo sviluppo affettivo, emozionale. E quando la diade mamma-bambino, anche nella famiglia allargata, vive in serenità questi primi 1000 giorni di vita, questo poi determina uno sviluppo progressivo del bambino, uno sviluppo quindi anche che poi arriva all'adolescenza, cioè diventa un ragazzo, un adolescente, una persona adulta con molti meno problemi. Quindi questa è una parte fondamentale. Concludo dicendo questo, cioè mettendo il focus su un paio di punti. Quello che ci tengo a dire è che noi comunque cerchiamo di, al nostro interno come consultori, di sviluppare sempre una attività che sia integrata. Ci tengo a sottolinearlo perché il consultorio deve essere una sede dove le nostre attività, il nostro interno, tra le nostre figure professionali, è integrata, multidisciplinare, perché i bisogni e i problemi che ci vengono posti sono dei problemi complessi a volte, non sono delle problematiche semplici, non ci sono delle risposte in automatico facili, perché purtroppo anche le situazioni che noi veniamo a prendere in carico e che afferiscono a noi sono delle situazioni non facili, che sono state aggravate nel corso di questi anni anche da tutta una serie di problematiche, la pandemia, la crisi economica, anche adesso le problematiche adolescenziali che sono esplose in modo esponenziale. Ci vengono portate delle problematiche complesse e le nostre risposte devono essere integrate. I consultori non vivono da soli, ecco, questo è un punto che sul quale voglio concludere anche questo mio intervento. I consultori non vivono da soli perché i consultori sono in rete con tutta una serie di altri servizi che a tutto tondo si fanno carico delle problematiche delle donne e delle famiglie e degli adolescenti. E la rete allargata comprende i centri famiglia, il centro d'aiuto alla vita, comprende gli enti locali, l'ospedale lo do per scontato perché fa parte di noi sostanzialmente, gli altri servizi territoriali, quindi il consultorio, noi dobbiamo fare, siamo un pezzetto di un sistema che io credo deve avere come obiettivo il far sentire meno soli le persone e che possono avere un posto dove portare i propri problemi. Perché anche rispetto, io credo che, lo credo veramente, che anche rispetto al tema di stamattina, che è un tema appunto fondamentale, cioè l'inverno demografico, io credo che anche dietro ci sia veramente un discorso anche di paura, il fatto del sentirsi soli, il fatto che ci si senta abbandonati. Allora, il nostro compito è anche quello, forse soprattutto quello di creare una rete in cui le persone si sentano seguite. Se le persone si sentono seguite hanno meno paura, e se hanno meno paura io credo che si possa affrontare anche il futuro in modo più sereno, perché se tu ti senti abbandonato, questo noi lo vediamo tutti i giorni, se tu ti senti abbandonato e dove non trovi un posto dove tu possa portare le tue istanze, a quel punto lì poi tu ti chiudi, hai paura e non guardi il futuro con ottimismo,
perché ti senti sopraffatto dalle paure, e uno dei risultati è probabilmente anche il fatto che non ti poni rispetto anche al pensare a una gravidanza. Ok, grazie. Grazie. Sì, ecco, continuiamo nell'ambito di chi fa cosa per le mamme e per il feto. Sentiamo adesso il rappresentante del centro Aiuto Vita, l'amica Bianca Marzia Monelli si scusa di non essere qui presente, però abbiamo le due sue collaboratrici, Costa Maria Luisa e Simoncelli, a cui io do la parola. Grazie intanto di questo spazio molto importante. Devo confessare che così dopo interventi di altra scientificità noi portiamo un'esperienza. Ringrazio il dottor Pelizzardi di averci dato un po' il là. Ecco, noi siamo quel posto lì, cioè quel posto dove le persone spesso arrivano con le loro domande, arrivano ad appoggiare i loro problemi. Il CAV, il Centro di Aiuto alla Vita di Mantova, è nato nel 1981 come quasi tutti i centri di aiuto alla vita d'Italia ed è nato con la specifica mission di difendere la vita nascente ma anche la vita in qualsiasi modo minacciata. Ecco, le persone arrivano e portano le loro domande. Noi soprattutto ci siamo, quindi le 50 volontari che si alternano al servizio hanno come, così, come primo mandato proprio quello di esserci. Poi naturalmente la domanda, come abbiamo sentito anche stamattina, è una domanda sempre più variegata, sempre più complessa, perché l'esperienza della maternità è complessa. A volte può essere scelta o può essere in attesa. A volte compresa, a volte subita, a volte accettata o rifiutata, però comunque porta un cambiamento importante nella vita della donna. Perché accogliere un figlio, prendersene cura, è una novità, è un'emozione, ma è anche un impegno che per molte madri, quelle che vengono a noi, è condizionato da storie, ferite personali, fragilità, sfiducia, relazioni socio-affettive complesse, spesso anche relazioni violente. Quindi non sempre la maternità è il risultato di un percorso lineare di maturazione sul piano personale, affettivo, relazionale. Abbiamo sentito quanto sia importante questa maturazione, questa consapevolezza. Allora, alcune donne sono quasi tentate di rifiutare un figlio, ma tante anche lo accettano, non si pongono il problema, non si pongono dubbi sulla gravidanza. Addirittura c'è stato un periodo in cui con i buoni qualcuno cercava anche la gravidanza perché c'era qualche vantaggio economico, noi possiamo testimoniare anche questo. Però ci sono dei vissuti personali di scarso accudimento, di sconferme, spesso la donna porta nella sua esperienza di maternità la sua esperienza di figlia, l'esperienza che spesso ha subito lei. Ci sono state delle relazioni materne disfunzionali e pesanti che influenzano molto anche il percorso di maternità. Qualcuno vive una lacerazione profonda tra il desiderio innato della donna dell'accoglienza della vita e il rifiuto per un qualcosa che sta sconvolgendo la sua vita. Senza contare poi quelle che possono essere le reazioni esterne. Porto alcune cose che abbiamo sentito. Guarda che questo è un problema tuo, in questo momento non te lo possiamo permettere. Questo bambino cambia, rivoluziona la tua vita, non potrai più essere quello che vuoi. Sono i discorsi che vengono fatti dai compagni, dai mariti, tante volte dai genitori. Ecco, in certi casi la
preoccupazione proprio la situazione economica. Quasi sempre un reddito inadeguato per affrontare le spese necessarie, specialmente se il figlio è il quarto, il quinto e il sesto. Mi rendo conto che stamattina abbiamo parlato tanto di inverno demografico. Al centro di aiuto alla vita, noi lavoriamo circa col 70% di persone straniere, stanno un po' diminuendo anche lì le nascite, però noi abbiamo a che fare con persone che arrivano anche alla sesta gravidanza. Qualche volta i problemi sono meno legati alla nascita di un figlio, più ai contesti di vita che sono chiusi, emarginanti, assenti, oppositivi. A noi è capitato in questi 2 anni di accompagnare 2 mamme giovani, una appena maggiorenne, nel percorso di accettazione del figlio che poi però hanno lasciato in adozione. L'abbiamo portata via da Mantova perché era un rischio per loro stare qui, c'era l'opposizione della famiglia o addirittura la famiglia non era stata informata. Naturalmente, a proposito di reti molto importanti, anche le reti dei centri di aiuto alla vita, delle case di accoglienza, è stato un percorso non facile, supportato però anche dal nostro consultorio e anche dal reparto dell'ospedale che ci ha segnalato la situazione. Ecco, io mentre pensavo a questa relazione ho pensato a una frase di Don Tonino Bello: mettere in vita non è tutto, bisogna mettere in luce. Ecco, al di là degli aiuti economici, noi cerchiamo di offrire qualche luce, qualche piccolo spiraglio con la presenza, con l'ascolto, col dialogo paziente, che spesso scioglie dubbi, scioglie paure, riesce a indirizzare, comunque dare la forza per affrontare il figlio, per aiutare ad amarlo il figlio e poi per accudirlo. Perciò la cura della maternità ci chiede anzitutto uno sguardo alla mamma. Per noi è questo, alla sua storia, alle sue aspettative, alle sue risorse, alle sue fragilità, ai suoi progetti. A volte ci pare di essere noi un grembo per difendere e sostenere la vita della madre, che deve rinascere con il figlio, e molto spesso noi abbiamo esperienza di giovani mamme che rinascono attraverso il figlio, per tutte le esperienze difficili che hanno avuto. Ecco, accogliere, stare, accompagnare. Questi sono, credo, gli atteggiamenti basilari della nostra reazione di aiuto. Pronti sempre però a comprendere ogni libera scelta. Ci è capitato anche di ascoltare, di accogliere mamme che poi hanno deciso di non tenere il loro bambino. Ci siamo state lo stesso anche dopo. Quindi aiutare ad amare la vita è un po', diciamo, quello che è il pensiero principale della nostra azione. Ricordo Papa Francesco che dice che la vita è sempre un bene per tutti e che la vita fragile si genera in un abbraccio. Ecco, abbracci che cerchiamo noi di dare, prima di tutto abbattendo dei muri, e qualche volta anche sono muri nostri, no? Un po' di diffidenza, un po' di pregiudizi. E poi i muri delle diversità etniche, culturali, dicevo prima, noi abbiamo tante persone straniere. E cercare di sostare e attendere i tempi della fiducia, non è facile per certe persone confidare le loro situazioni, quindi racconti, sfoghi che arrivano anche dopo tanto tempo. Sono delle piccole tessere che a volte arrivano a noi prima che ai servizi, o arrivano a noi dopo che la persona sono stati i servizi, quindi importantissima è la rete e la collaborazione, perché dopo ciascuno di noi insieme ai servizi si riesce a mettere insieme un quadro che può essere importante, come diceva prima il dottore che mi ha preceduto, importante per prendere in carico totalmente la persona. Ecco, la collaborazione è proprio fondamentale, servono riferimenti. Quindi tutto questo richiede anche a noi formazione, progettualità, poi Donatella accennerà a un progetto che è nato proprio da queste esperienze.
alcuni numeri importanti. Noi quest'anno abbiamo seguito, quest'anno per dire nell'ultimo anno così che abbiamo relazionato, 105 donne gestanti, di cui 56 nuove. Abbiamo seguito la nascita di 93 bambini, che quindi avevamo seguito negli anni precedenti. Come dicevo prima, abbiamo avuto il 16% di aumento delle nascite rispetto agli anni precedenti. Questo può avere un significato, significa anche che il CAV ha un riconoscimento nella rete dei servizi. Molte segnalazioni ci arrivano, ripeto, dai consultori, siamo in contatto costante con i consultori, sia con le ostetriche, molto spesso anche dal reparto di ginecologia dell'ospedale. Abbiamo tutto un capitolo di madri richiedenti asilo, quindi con un percorso migratorio complicatissimo, per cui la gravidanza è qualche volta casuale, qualche volta strumentale. E chiaramente la consapevolezza in questi casi sta su un altro pianeta. Ecco, quindi Donatella poi chiarirà un po' meglio un progetto. Allora, sta a me, sono Donatella, sono un'ostetrica. Avvicino un po'? Sentite? Ok. Allora, cosa aspetta a me dopo lei, che è uno dei grandi capi? Io sono una volontaria di questa organizzazione di volontariato. E a me aspetta la comunicazione, cioè la messa in comune di un'azione. Questa azione è un progetto presentato dal CAV nel 2018, il titolo di questo progetto è Mame per Mano, ha molteplici obiettivi, mi fermo su tre: potenziare l'accompagnamento durante la gravidanza, parto e puerperio per donne che difficilmente accedono ai servizi. Questo tipo di proposta è in sinergia con le progettualità già presenti in ASST, perché in partenariato con il CAV c'erano ASST Mantova e il Consorzio Solidarietà, quindi due enti pubblici che sostenevano. Un secondo punto: riconoscere precocemente e prevenire insorgenza di eventi psicopatologici perinatali nelle mamme. E un terzo: favorire il contatto con i consultori e gli ospedali. Ho focalizzato questi, ce ne sono altri, per esempio l'home visiting, quindi la visita per esempio a casa di queste signore che sono per noi prevalentemente straniere. Ecco, questo ci ha visto in stretta collocazione con un'affermazione fatta, riportata dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità nel 2016, 16/31 è il rapporto, per la prevenzione della depressione postparto. Questo è per noi stato un punto importante. Cosa diceva? Velocemente, la gravidanza e il postpartum rappresentano uno dei periodi della vita a maggior rischio per le donne di soffrire di disturbi depressivi. La depressione postparto è disturbo prevenibile. Questo è un altro punto importante. E poi fa una dichiarazione: allora ben vengano azioni integrate tra diversi settori e a diversi livelli per garantire il coinvolgimento dell'intera comunità. Sembrava un punto, una focalizzazione molto importante sulla quale poi questo progetto, che adesso per noi è un servizio, si è implementato. Allora, quali azioni? Spazio di ascolto settimanale, incontri quindicinali di gruppo per condivisione di esperienze, quindi uno spazio informale, e poi, soprattutto dal Covid in poi, perché dalla primavera 2020, accompagnamenti attraverso contatto telefonico attivo. Ok? Quindi, volevo citare solo una cosa prima di chiudere: il focus per ogni donna. Nel nostro ambito sono donne
prevalentemente con vulnerabilità e fragilità personali e familiari, allora è che tutta la persona ha bisogno di cura. E cito Don Paolo Gibelli, che ci ha fatto una formazione alla quale io ho presenziato come volontaria, e dice, ho scoperto, lui ha detto una frase, c'è un passaggio da io ho un corpo a io sono un corpo, quindi una totalità, quello che diceva prima, l'integrazione di cui parlava prima Pellizzardi, molto importante. Ok, strumenti, vi dico solo lo strumento. Ci siamo dotate come volontarie, ed è una implementazione difficile, perché la formazione è una cosa impegnativa, anche di un piccolo strumento, e cioè in modo che le volontarie avessero uno sguardo, che non è soltanto uno sguardo di ascolto o uno sguardo di relazione di aiuto, ma uno sguardo con più competenza. Quindi c'è una scheda specifica nell'incontro della donna gravida o della donna in puerperio o nei primi 6 mesi di vita del bambino, nella quale si focalizzano, dice, sei contenta della gravidanza? Sei contenta del tuo parto? Sei stanca, ti senti stanca fisicamente o triste? Nell'ultimo anno tu e la tua famiglia avete dovuto affrontare situazioni difficili? Il padre di tuo figlio, di tua figlia ti aiuta? E i tuoi amici e parenti ti aiutano? È una focalizzazione molto importante per delle persone che non sono professioniste. Grazie. Adesso, prima del coffee break, diamo la parola su un aspetto estremamente importante alla professoressa Samuela Boni, che se non la conoscete è un'insegnante, la conosco da una vita perché è stata al corso della facoltà teologica nostra, e parlerà della terapia dell'accoglienza, accompagnare gravidanze con diagnosi di patologia. Samuela, stai in un quarto d'ora, certo. Raccomandi. Grazie dottor Zaccà, il dottor Zaccà mi conosce da una vita realmente, perché mi ha fatto nascere, quindi letteralmente. Allora sì, io oggi vi parlo di questa particolare terapia, cosa si intende per terapia dell'accoglienza e accompagnare gravidanze con diagnosi di patologia. Ecco appunto che abbiamo già delineato il contesto. Quando ad una donna viene diagnosticata durante la gravidanza una patologia evidentemente sono impossibili alcune azioni terapeutiche che possano essere davvero efficaci, si rende allora necessario un particolare approccio verso questi vissuti. In realtà, come la Quercia millenaria, si pongono allora al fianco di queste coppie o di queste madri, e lo fanno innanzitutto con l'esperienza vissuta di genitori che hanno appunto vissuto quegli stessi momenti. Alcuni hanno dovuto affrontare il lutto dei loro figli, altri vivono quotidianamente le sfide poste davanti a loro dalla disabilità. Tutti però hanno sentito il comune bisogno di elaborare una particolare forma di lutto. È quello del bambino ideale che si è scontrato con la verità del bambino reale. Questo bisogno rielaborativo sorge sempre più spesso appunto al momento della diagnosi prenatale, quando gli esiti degli esami evidenziano un quadro di patologia e fanno così cadere la coppia o la madre in uno stato di fragilità e di grande difficoltà. È importante tenere presente che nel momento in cui la donna entra negli ambulatori di diagnosi prenatale porta con sé tutta la sua storia, e che in quel momento è taciuta, è ancora oscura anche agli operatori sanitari che la accolgono. Quella potrebbe essere una gravidanza attesa da tempo oppure non programmata, ci potrebbero essere state delle difficoltà nel concepimento e il ricorso magari a tecniche di PMA.
potrebbe anche esserci già stato un momento di dubbio sul proseguo della gravidanza stessa, ma anche le condizioni sociali, economiche e relazionali, come le convinzioni personali e i valori, rappresentano dei fattori importanti nel suo vissuto. Quindi, in una parola, la biografia di quella donna è letteralmente un mistero. Ciò che però è dato sapere è che il momento della diagnosi può rappresentare un tempo decisivo e che inevitabilmente impone una riflessione e una successiva scelta: proseguire o interrompere la gravidanza. Così la diagnosi di patologia irrompe nella storia di questa mamma, ma anche di quel papà, di quella coppia in quanto tale e di tutta la famiglia, sconvolgendone l'intera esistenza. In questo quadro la terapia dell'accoglienza ha per scopo non solo l'accompagnamento medico-psicologico, ma anche morale ed etico. I genitori dell'associazione, che sono in grado di seguire queste coppie, le affiancano e le sostengono in un supporto di mutuo aiuto costituito da gesti e parole di cura, ma cooperando in team con i medici specialisti, a cui non si sostituiscono ma si affiancano. L'interesse per questo tipo di terapia vede lo sforzo congiunto del mondo associativo e di quello sanitario, impegnati a delineare protocolli specifici di cure palliative rispettosi della dignità umana e rispondenti ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie, ma anche degli operatori sanitari e di quanti accompagnano un vissuto di così tanta sofferenza. Da questi protocolli nascono dei veri e propri perinatal hospice, in cui il sapere scientifico ed etico non potranno mai eliminare il dolore per la morte di un figlio, ma si potrà affermare che attraverso questa terapia nessuno viene lasciato solo. Un hospice perinatale non è costituito da un solo medico né da un'associazione volenterosa e nemmeno da un solo reparto ospedaliero, ma invece la sinergia di tutte queste figure che lavorano in team per donare un sollievo dalla sofferenza che colpisce una coppia particolare in un dato momento della vita. Attraverso quindi un protocollo operativo multidisciplinare, le differenti figure assistenziali, e le elenco: il ginecologo, il neonatologo, psicologo, genetista, ostetrico, infermiere, ma anche l'anatomopatologo, il counselor, il bioeticista e i volontari, prendono in carico la famiglia donando il sostegno necessario per affrontare queste difficoltà. Operativamente parlando, dopo i primi colloqui con gli operatori esperti, si passa alla relazione con le famiglie che hanno vissuto la medesima esperienza ed insieme viene condiviso il proseguo della gravidanza tra controlli periodici e pianificazione della nascita. L'assistenza al parto, infatti, fornisce un importante sostegno emotivo per la coppia, che si sente accolta e protetta nel momento di massima vulnerabilità. Sapere che le proprie volontà sono conosciute dal personale sanitario, anche grazie alla mediazione dei volontari, e che lo stesso è pronto e formato per accogliere le loro specifiche esigenze, ovviamente modellandole in relazione all'imprevedibilità della situazione reale, dona alla coppia e alla madre un senso di protezione. Il parto è quindi un momento rivelatore. Scusate. Nel caso di patologie non life limiting, il sostegno ai genitori prosegue accompagnandoli lungo il percorso terapeutico che passo passo si rende necessario, rafforzando la rete di supporto attraverso la presa in carico di altri medici specialisti, ma anche di altre associazioni specifiche della patologia del loro figlio, e quindi il confronto con altri genitori. In caso invece di patologie life limiting, il tempo che i genitori hanno a disposizione con il loro bambino dopo il parto è variabile, da pochi minuti a giorni, ore o anche mesi. Ove possibile vengono eseguiti trattamenti di cure palliative e di comfort care e i genitori vengono ancora sostenuti e incoraggiati a creare ricordi del loro bambino. Fotografie e video impronte delle manine e dei piedini ne sono un esempio. Se richiesto, viene offerto loro anche l'assistenza spirituale e resa disponibile, che è resa disponibile in conformità ovviamente alla loro fede. Dando spazio alla dimensione religiosa, viene così favorito anche lo svolgimento di riti come il battesimo. In caso poi di decesso del bambino, pre o post natale, i genitori ancora una volta non sono lasciati soli,
ma aiutati e sostenuti nell'organizzazione del servizio funebre, sia per ciò che concerne l'aspetto burocratico, ma ancora una volta per il sostegno emotivo. Infatti è ancora il confronto e la condivisione con i genitori che l'hanno già vissuta, che testimonia loro che questo difficile cammino è un'esperienza vissuta sì con dolore, ma non necessariamente con disperazione. La morte di un figlio o la sua disabilità sono evidentemente esperienze che possono avere conseguenze psicologiche anche devastanti. Per questo un passo importante è il controllo delle fasi depressive e dell'elaborazione del lutto. Psicologo e gruppi di mutuo aiuto rappresentano il proseguo necessario di un cammino che non ha il suo termine con il decesso del bambino o il ritorno a casa dello stesso, ma è un vissuto doloroso e quindi è necessario rielaborare per poterlo integrare nelle proprie vite. In conclusione, quando parliamo di terapia dell'accoglienza non possiamo aspettarci l'impiego di mezzi e provvedimenti volti a eliminare le cause della patologia, poiché molto spesso si tratta di malattie che non possono essere trattate. Ma non guaribile non vuol dire non curabile. È così possibile una terapia rivolta alla persona che accolga il vissuto nella sua totalità e che si ponga come anello di congiunzione tra l'intervento medico e la biografia personale di ciascuno. Se non possiamo dare tempo alla tua vita, daremo vita al tuo tempo, diciamo noi della Quercia Millenaria. E su questo si basa la terapia dell'accoglienza. Ed ora vorrei concludere con le parole di una mamma, di un audio di una mamma che mi sono arrivate ieri questa mamma ha partorito e ha accompagnato suo figlio nel suo ultimo viaggio. Sono contenta perché siamo stati con lui fino a che è stato possibile e anche dopo. Durante l'intervento me l'hanno fatto vedere, abbiamo fatto il battesimo e abbiamo le impronte delle manine e dei piedini. Sono stati tutti gentili con noi. Mi sento grata, in pace, perché con lui era tutto sereno. All'inizio era profumato e caldo e tenero, poi è diventato più freddo e lo abbiamo lasciato andare. Grazie. Grazie Samuela per la completezza del tuo intervento. Adesso abbiamo il break coffee, avete capito? Dopodiché la lezione magistrale di Chiodi. Se possiamo ridurlo a 10 minuti invece che un quarto d'ora, recuperiamo un po' di tempo. Ecco, volevo dire che chi si ferma dopo a mangiare qui a 100 metri i tipici risotti locali deve dirlo al signor Marconi, che vedete là in fondo, e aggiungiamo riso nella... Ecco, è un posto in tavola, va bene? Allora, diamo la parola al professor Chiodi, presbitero della diocesi di Bergamo. Qui hanno scritto che è docente ordinario presso la Pontificio Istituto di Giovanni Paolo II, che riguarda le scienze del matrimonio e della famiglia, ma ha molti altri incarichi, insegna anche alla Facoltà Teologica di Milano, è nel gruppo etico della rivista Aggiornamenti Sociali e tanti altri incarichi che non ricordo. Ho pubblicato diversi libri di bioetica, l'ultimo appena uscito è su Nature e Culture. Di questi testi ho letto e ho approfondito e ho studiato il suo sulla bioetica in prospettiva filosofica e teologica, e gli diamo la parola, la sua relazione, la relazione principale di questa mattinata, a voi l'ascolto. Professore, schiacci pure. Bene, grazie agli organizzatori per l'invito. Il tema che mi è stato affidato è prezioso, anche delicato, oserei dire difficile, perché spesso si accompagna a polemiche o a contrapposizioni. Detta questa rapidissima premessa, devo dire che il tema che avete scelto mi permette di superare uno dei difetti, a mio parere, più vistosi del dibattito sull'aborto. Magari vi sorprendo dicendo questo, meglio, così vi provoco.
perché tra i teologi, tra i filosofi, nella Chiesa, nella società civile, generalmente le ragioni e le argomentazioni dei non abortisti si concentrano nell'affermazione che l'embrione e il feto sono persona e che in forza di tale dignità non possano essere eliminati. In modo opposto, molti abortisti si chiedono come possa essere persona se non decide autonomamente, non pensa, non sente, non ha coscienza di sé e insomma non ha nessuna di quelle qualità superiori che caratterizzano la persona. Così si arriva a un punto morto. L'embrione è persona o no? Vedete, sono entrato proprio nel cuore della questione e magari in modo un po' sconcertante. Per alcuni è persona, per altri no, e il dialogo risulta impossibile. Non sostengo affatto che la questione della persona sia insignificante, ma questa va pensata fino in fondo, andando al di là di dibattiti astratti e andando invece a ricercare le ragioni, uso un termine che è tecnico, ma lo dico così soltanto tra parentesi, le ragioni fenomenologiche, cioè esperienziali, che chiedono di essere pensate. Allora io vi proporrò la mia riflessione in tre passaggi. Il primo, il titolo è un po' provocatorio, dal feto al figlio. Secondo, la mediazione del vissuto materno e la relazione al padre. Terzo, il grembo come casa e simbolo. Allora, il primo passaggio, dal feto al figlio. Mi hanno preceduto medici, psicologi, oltre che volontari o operatori nel campo socio-sanitario. La mia tesi, detta così in modo un po' precipitoso, è che l'embrione, così come il feto, è semplicemente un figlio. Questo è decisivo. Embrione è un termine medicale, pertinente, ma non sufficiente. Figlio è un termine esperienziale che indica una relazione e un vissuto. Un figlio rimanda a chi lo ha generato e dunque non solo a una madre, ma anche a un padre. E vedete, la parola figlio non riguarda soltanto colui che noi generiamo, ma riguarda anzitutto me, ciascuno di noi. Noi siamo anzitutto figli, siamo stati generati da altri. Dunque, spesso quando si parla del figlio si ha in mente il figlio che noi generiamo o non generiamo, ma ci sfugge che ciascuno di noi è figlio. Quindi l'esperienza filiale riguarda più e prima che l'altro, l'embrione o il feto, anzitutto me, la mia storia, la mia identità, le mie relazioni. Allora la domanda radicale non è quando divento persona, quando l'embrione diventa persona, ma quando divento figlio? È una questione fondamentale. Se sbagliamo l'approccio alla domanda, diventa arduo o addirittura impossibile trovare una risposta, come una strada senza uscita. La risposta alla questione quando divento figlio rimanda all'opera di chi ci ha generato.
si diventa figli solo grazie all'incontro di un uomo e di una donna in un rapporto sessuale. E questo non è un incontro meramente animale, ma sempre altamente simbolico. Cioè è carico di senso, portatore di una promessa, che ha l'incontro uomo-donna, il suo compimento nel reciproco dono sponsale. Cioè il rapporto sessuale è l'espressione e l'incremento di una totalità di un dono che si realizza nell'incontro dei corpi e che si apre alla nascita di un terzo. Quello che io sto dicendo adesso non è più un'evidenza. Soprattutto considerando la grande facilità dei rapporti sessuali in età adolescenziale o e giovanile, e anche pensando al fatto che nella nostra cultura sempre meno il matrimonio è vissuto come quella forma di relazione che implica una scelta civile e religiosa di una totalità di dono. Dunque il tema del terzo dentro l'incontro sessuale non ridotto a mera fruizione di piacere è legato ad una serie di questioni più ampie che toccano anche non soltanto il cosiddetto inverno demografico, ma anche la progressiva scomparsa del matrimonio, anche dal punto di vista religioso, oppure la attenuazione di questa scelta. Però questo è, diciamo, è un tema che riguarda in modo tangenziale, ma non secondario, quello che stiamo, ciò su cui stiamo riflettendo. Volevo tornare allora a questo, alla questione fondamentale, no? Quando divento figlio richiede l'opera di chi ci ha generato, ma i genitori non sono donatori assoluti della vita del figlio. Lo dico con questa battuta: mentre donano, ricevono. E anche questo è spesso occultato. Si pensa ai genitori come coloro che danno la vita. Donano mentre ricevono, e anche viceversa, ricevono mentre donano. Dunque sono dei donatori attivi, ma anche donatari passivi. La parola donatario indica colui che riceve il dono. Non è molto usata in italiano, no? C'è il donatore, ti regalo un libro, e c'è il donatario, che è colui che riceve il libro. I genitori sono donatori e donatari. Nell'atto di donare c'è l'atto di ricevere. Cioè, generare un figlio è lasciare che si realizzi l'opera creatrice di un altro. Ho detto creatrice. La procreazione lascia che accada la creazione. Perciò l'atto del generare, come ogni atto di dono, è un atto, uso questa espressione un po' liturgica, l'atto del generare è un atto responsoriale. Oh, ci richiama il Salmo responsoriale, subito dopo la prima lettura, nella celebrazione dell'Eucaristia, no? Cioè l'atto del generare è un atto di risposta ad un dono. Risposta ad una grazia che ci anticipa, ci autorizza e ci sollecita. E questo è vero tanto per i credenti quanto per i non credenti, anche se i non credenti non riconoscono esplicitamente che dentro l'immanenza del rapporto c'è una trascendenza che va oltre. Cioè
nella immanenza storica del rapporto tra due genitori che mettono al mondo un figlio ricevendolo, è nascosta e rivelata l'opera creatrice di Dio, l'opera della origine che non ha origini, l'origine non originata, questo è Dio, l'origine non originata, origine originante. In questo senso generare è un atto di fede e insieme di speranza, anche per chi non è credente. E il fatto che diminuiscano visibilmente le nascite è un segno di perdita, di fiducia e di speranza. Però chi è credente dà parola, credo, a ciò che anche il non credente vive. C'è qualcosa di meraviglioso, di stupefacente nella generazione, nel mettere al mondo, nel dare alla luce un figlio. La generazione, quindi, come momento costitutivo del rapporto sponsale che fa parte del sacramento del matrimonio per noi che siamo credenti, comporta una intenzione generante. Il secondo passaggio, la mediazione del vissuto materno e la relazione al padre. Della vita nel grembo materno noi non possiamo dire nulla, esagero, se non attraverso la testimonianza materna. È un po' provocatoria anche questa mia affermazione. Certo, le informazioni scientifiche sono importantissime. Le abbiamo ascoltate questa mattina, no? In primo luogo quelle provenienti dalle scienze mediche, biologiche, dalle neuroscienze, dalla psicologia, dalla sociologia. Tutte queste scienze ci permettono da diversi punti di vista di descrivere lo sviluppo dell'embrione e del feto. Non sto qui adesso a riprendere, no, ma c'è una evoluzione, si parte da una cellula, la prima, fino a uno sviluppo continuo molto complesso. La precisione straordinaria degli studi scientifici non deve però farci cadere nell'illusione di poter dimostrare la dignità personale dell'embrione e del feto. Anche questo magari vi sorprende, perché noi ragioniamo così, la scienza dimostra che quell'embrione, quel feto, è una persona. In realtà lo scienziato, quando dice, quando riconosce che in quella cellula c'è l'inizio della vita di un figlio, fa un'affermazione che non è scientifica, fa un'affermazione che non è verificabile con i metodi della scienza, che verifica, ripete un esperimento, una prova. Sto dicendo non che ci sia una opposizione, tantomeno una separazione, ma tra scienza e sapienza non c'è identità. E spesso noi confondiamo questi due approcci, cioè pensiamo che una volta che è scientificamente affermato, anche dal punto di vista della sapienza, quindi di una valutazione più complessiva, sia altrettanto chiaro. Non è così. Tra gli scienziati ci sono posizioni molto diverse che dipendono dalle posizioni filosofiche, antropologiche di questi scienziati. Noi dobbiamo essere consapevoli di queste differenze. La scienza rimanda sempre alla sapienza. Cioè, quando ci accostiamo, per esempio, a un embrione, a un feto, oppure quando ci accostiamo all'universo, alla bellezza della profondità dei mari o all'altezza dei cieli,
c'è in questione qualcosa di oltre e di altro che una conoscenza da misurare. Con gli strumenti di precisione, con i dispositivi tecnici. Non so se mi spiego. Cioè, quando tu ti accosti con il microscopio elettronico oppure con strumenti precisissimi di indagine prenatale, perinatale, siamo capaci di ottenere delle fotografie, le abbiamo viste, no? Stupende, impensabili una volta. Oppure quando andiamo nello spazio e attraversiamo le galassie, ma c'è in ballo qualcosa di più radicale, di una distanza o di una misura da verificare. C'è qualcosa di meraviglioso in tutto questo. La meraviglia va al di là del misurabile, del dimostrabile, del verificabile. Ci fa entrare piuttosto nella esperienza di ciò che va mostrato. Non dimostrato, ma mostrato. Cioè c'è un vissuto che ti interroga, che interroga la tua libertà, la tua capacità di pensare. Allora, ho iniziato questo secondo passaggio dicendo che del vissuto del figlio noi sappiamo soltanto attraverso la madre. Poi ho detto anche la scienza, però la scienza rimanda a qualcosa di più radicale, il vissuto della madre. Voglio dire questo, insomma, che del vissuto del figlio, di cui abbiamo parlato questa mattina, nel grembo della madre, non abbiamo testimonianza diretta. Non parla questo figlio. Non è una testimonianza di prima mano. Io posso raccontare delle mie esperienze dalla vita, ma sono io che ne racconto. Ma il figlio, nel grembo della madre, non ha parola. Nessuno di noi ricorda, almeno esplicitamente, nulla di quel tempo. Come anche dei primi giorni, dei primi mesi, dei primi anni della vita post-natale. Non ricordiamo esplicitamente. Diciamo che in modo diretto noi non sappiamo nulla della nostra vita nel grembo materno. L'unico accesso possibile è la madre. La madre con il suo vissuto, le sue percezioni, le percezioni di questo sconosciuto di cui non conosce il volto e che tuttavia mano a mano sente dentro di sé e che addirittura prima di sentire il suo corpo registra. Il medico ha iniziato il suo intervento dicendo che la gravidanza è il trapianto, se ho capito bene, perché l'audio non era perfetto, è il miglior trapianto che accade negli eventi naturali, tra virgolette. Sì, sapete, no? Che la madre produce fin dall'inizio, diciamo, quella ciclosporina che è diventato il farmaco che permette di evitare il rigetto nei trapianti. Ma la madre non lo sa. Tutto accade senza che lei lo sappia. Accade nel suo corpo ciò che lei non ha esplicitamente ordinato. Allora, per decifrare il vissuto del figlio nell'età fetale, noi passiamo attraverso il fondamentale e preziosissimo vissuto della madre. Forse in questo convegno sarebbe stato interessante ascoltare direttamente l'esperienza di una madre, però molte di voi lo sono, rimando a questo. Io non sono neanche padre, ma l'esperienza del padre la riprendo dopo. Ecco, noi non abbiamo accesso diretto, di prima mano, alla esperienza filiale nel grembo materno. E questo è sorprendente perché accade una cosa simile a ciò che accade nella morte. Anche della morte noi non abbiamo
una esperienza di prima mano. Nessuno di noi è morto, non saremmo qui. Noi sappiamo della nostra morte a partire dalla morte dell'altro. E appunto, in modo analogo, potremmo dire così, anche del feto, noi possiamo sapere soltanto attraverso l'esperienza della madre, le sue sensazioni, le sue percezioni, non in modo diretto, esattamente come accade nella morte. E infatti, nascere e morire sono strettamente implicati, non soltanto perché banalmente muore soltanto chi è nato, oppure perché chi nasce sa che la cosa più certa che lo attende è quella di morire, ma perché in queste esperienze il nascere e il morire c'è qualcosa di profondo che ci dice di chi siamo. Allora pensate, le esperienze della madre attraverso le quali noi sappiamo qualcosa del figlio sono percezioni, la nausea, il vomito nei primissimi mesi. Nausea e vomito che segnalano la presenza di un altro, di un estraneo. E poi i ricordi, il dolore, la gioia, l'attesa, i movimenti che sente. Queste esperienze della madre hanno delle basi ormonali, neurofisiologiche, neurotrasmettitori, sinapsi, che possono essere indagate con il metodo scientifico, ma richiamano un vissuto più radicalmente. A volte sono esperienze buone, cariche di attesa e di promessa, altre volte di esperienze difficili che annunciano anche una minaccia, un pericolo, l'abbiamo ascoltato, anche nell'esperienza dei centri di tutta la vita. E poi comunque il fatto che ci sia, tra virgolette, questa crisi a livello di nascite ci segnala che c'è qualcosa nella nostra cultura per cui la nascita è avvertita come un problema. C'è un carattere ambivalente di queste esperienze. Dice che la promessa della vita è legata alla decisione della libertà che la accoglie. La promessa non va senza minaccia. Dunque non dobbiamo essere, come dire, eccessivamente romantici o idealisti quando parliamo del nascere e dell'esperienza della generazione. Perché ci sono minacce, ci sono pericoli, ci sono fatiche, insieme a promesse, speranze, gioia. E dell'accoglienza della madre, che è fondamentale, ricordo che essa diventa, l'ho accennato anche prima, ma lo ribadisco, che essa diventa esplicitamente consapevole almeno dopo un mese di ritardo, un mese e mezzo. E questo ci dice che l'origine della vita sfugge al nostro controllo, che le origini rimandano all'origine. Chiudo questo secondo passaggio perché il tempo trascorre velocemente, ricordando che il vissuto della madre, sul quale un poco ho adesso insistito, si allarga oltre sé inevitabilmente al padre. Ogni madre sa di non poter attendere un figlio se non grazie a un altro. C'è una verità profonda, la madre non possiede il figlio, ma lo riceve. Lo riceve attraverso il dono di sé di un altro che viceversa lo riceve attraverso il suo dono a lui. Dunque tra madre e padre c'è una perfetta reciprocità, insieme però alla simmetria, asimmetria. Perché è evidente che il coinvolgimento della madre all'inizio è molto forte e tale ricordo rimane in lei per tutta la vita. Uno dei medici che ha parlato ha detto che ci sono alcune cellule che rimangono per 30 anni nelle tracce biologiche della madre. Dunque è un ricordo che persevera per tutta la vita. E quindi questo significa che la madre deve rinunciare a essere l'origine assoluta.
ma è una delle origini insieme al padre. E su questo si potrebbero fare molte riflessioni, perché questa asimmetria del rapporto tra padre e madre, che sono le origini del figlio, testimonianza di quella origine assoluta che è Dio, oggi è una difficoltà, perché oggi si parla spesso della assenza del padre. Il padre è più facilmente tentato di fuggire e di sfuggire alle sue responsabilità. Questa è una difficoltà culturale, secondo me, anche con dei risvolti legali, giuridici, sui quali però non entro. Terzo aspetto, il grembo come casa e simbolo. Allora, sappiamo che la nostra storia comincia nel grembo che ci ospita. Mettiamoci ora dal punto di vista del figlio, quel punto di vista che noi abbiamo vissuto, di cui però non abbiamo memoria se non attraverso la testimonianza degli altri. Bene, possiamo dire che il grembo materno è la nostra prima casa, la prima dimora della vita, dove troviamo protezione, sicurezza, provvidenza. Nel grembo materno il figlio che cresce non deve fare nulla se non ricevere, e nemmeno sa che sta ricevendo. Altri provvede a lui tutto quello che gli è necessario per vivere e per crescere: cibo, calore, soffio vitale, pulizia. Il grembo è la prima metafora della casa, luogo accogliente, riposante per eccellenza. La casa del grembo dice la relazione, la dipendenza del figlio dalla madre e il padre. Sottolineo questa cosa, che mentre il figlio è nel grembo, non sa nulla del mondo che sta al di là del grembo. È un mondo che lo attende, ma lui non ne sa nulla. È un campo aperto alla sua libertà in cammino, ma questo lo possiamo dire solo a posteriori. Noi non sapevamo di non sapere nulla del mondo. Lo possiamo dire adesso. Bene, mi avvio alla conclusione. Tutto questo per noi credenti è metafora di qualcosa d'altro. Cioè, la prima nascita, tutto ciò che la precede e la circonda, è metafora potente di una seconda nascita. Noi siamo chiamati a nascere una seconda volta. Non mi riferisco tanto ad alcuni testi, anche scritti da persone disabili, nato due volte. Mi riferisco qui alla morte. Non è un caso che noi cristiani festeggiamo i santi e in genere i defunti nel giorno anniversario della loro morte. Possiamo stabilire una analogia, come il bimbo passa dal grembo al mondo, non senza oscurità, timori e minacce. Lascia un ambiente comodo per entrare in un ambiente che non è sempre rassicurante e consolante. Ecco, come il bimbo passa dal grembo al mondo, così il mondo diventa grembo per un altro mondo, di cui non abbiamo nessuna esperienza diretta, di prima mano. È il mondo del Signore Gesù risorto, è la città di Dio, è la Gerusalemme celeste, il luogo in cui potremo vedere il volto di Dio, l'origine unica. Questo nuovo mondo sarà la comunione dei santi, la fraternità che tutti ci colmerà di sé. Ecco, la prima nascita annuncia questa nuova nascita a cui noi possiamo dare parola nella fede. Anche nella vita presente, lo dice Gesù a Nicodemo, si tratta di riconoscere la necessità di rinascere,
nascere una seconda volta. Dunque c'è una prima nascita, che è quella che tutti ci tocca, c'è una seconda nascita, che è quella al grembo, diciamo, dell'eternità, la comunione dei santi, ma c'è una altra seconda nascita, che è il battesimo, che parla dell'una e dell'altra, della prima e della seconda nascita, che è la morte. Nascere dall'acqua e dallo spirito è quello che Gesù dice a Nicodemo. Quando i genitori portano il loro figlio al battesimo, celebrano la loro speranza nella pienezza dell'eternità. Quel figlio, che è il loro figlio, ha un destino più grande di quello che essi stessi possono comunicargli, la vita eterna. Ma è solo passando attraverso l'esperienza a volte difficile della vita, è solo passando attraverso la loro cura, il loro amore, la loro provvidenza, che il figlio potrà camminare sui propri passi, aprendosi ad una speranza più grande, al di là delle possibilità umane. A noi spetta di custodire e annunciare questa promessa, che è il compimento di Dio. Grazie per il vostro ascolto. Professore, per il suo annuncio, chiamiamolo profetico, che ci allarga al di là dello scientifico che abbiamo visto e di altri discorsi che più sull'umanità, sull'emotività, sulle scelte che hanno preceduto. Adesso diamo la parola, e non ha bisogno di grandi presentazioni, a Monsignor Gibelli, che come sapete, oltre che presbitero, parroco a Suzzara, è anche medico, è anche geriatra, e ci commenterà il Salmo 139. Grazie, grazie dell'invito, grazie della mattinata ricca di spunti. Sono contento di aver ascoltato Don Maurizio e ho gustato con piacere la sua relazione, anche perché ha introdotto, mi offre un assist stupendo, potremmo dire. Ci ha fatto comprendere come la verità piena, integrale, non è solo quella scientifica, ma è la scienza in dialogo con la sapienza. Questa è la verità integrale. Io cercherò di accennare qualcosa a conclusione del nostro cammino con una riflessione di tipo sapienziale a partire da un versetto del Salmo 139, il versetto 15. Ha scritto Dietrich Bonhoeffer, pastore luterano, ucciso il 9 aprile del 45 a Flossenbürg in un campo di concentramento nazista, ucciso perché si era opposto, a partire dalla sua fede, al regime nazista. Scrive Bonhoeffer: si rimane sorpresi di primo colpo che nella Bibbia ci sia un libro di preghiere. La Bibbia non è infatti tutta una parola rivolta a noi da Dio. Ora, le preghiere sono parole umane e perciò come possono trovarsi nella Bibbia? Ma la Bibbia è parola di Dio anche nei Salmi. Se la Bibbia contiene un libro di preghiere, dobbiamo dedurre che la parola di Dio non è soltanto quella che Egli vuole rivolgere a noi, ma anche quella che Egli vuole sentirsi rivolgere da noi. Il Salmo 139, di cui commentiamo brevemente il versetto 15, a conclusione di questo nostro convegno, fa parte dell'ultimo dei cinque libretti, delle cinque raccolte che compongono tutto il libro dei Salmi, il Salterio, chiamato dai nostri fratelli ebrei il Sefer Tehillim. Secondo l'interpretazione di alcuni esegeti, i cinque libri che compongono il Salterio possono essere riferiti ai vari momenti del giorno, che simbolicamente rimandano alle diverse esperienze della nostra vita umana. Il primo libro
i salmi dal 2 al 41, la notte, siamo nella notte, nel buio e nelle tenebre, e in questo libro prevale la supplica, e noi quando siamo nel buio cerchiamo la luce, invochiamo, supplichiamo. Secondo libretto, i salmi dal 42 al 72, l'aurora, in cui si alternano supplica e lode, cominciamo a vedere la luce, una maggiore fiducia. Poi i salmi dal 73 all'89, il mezzogiorno, in cui prevale ancora il lamento, che però diventa un lamento collettivo, il lamento del popolo di Israele di fronte alle grandi prove, come la distruzione di Gerusalemme, del Tempio, l'esilio a Babilonia. Poi la sera, i salmi dal 90 al 106, i cosiddetti salmi del regno, in cui prevale la gioia, come un nuovo mattino. Infine, l'ultimo libretto, dal Salmo 107 al 149, in cui prevale il rendimento di grazie per l'amore fedele di Dio. E i cinque libri che costituiscono tutto il Salterio si possono anche interpretare come le cinque tappe, i cinque passaggi della nostra vita spirituale. Il primo richiama la vocazione, la chiamata alla vita, il secondo la giovinezza, il terzo la crisi dell'età matura, il quarto l'uscita dalla crisi e la percezione del regno, il quinto la maturità spirituale. Il Salmo 139, da cui è tratto il versetto che ora commentiamo, fa parte di quest'ultimo libro. È un salmo appunto sapienziale, come ci diceva prima Don Maurizio, che esprime una intensa meditazione sulla presenza fedele di Dio nella vita degli uomini e delle donne, che si conclude con un atto di fede nella onniscienza e nella giustizia di Dio a fronte delle accuse degli idolatri e dei violenti. Ma leggiamo la strofa da cui è tratto il versetto 15, la terza strofa del Salmo 139. Io ti rendo grazie. Bello che prima Don Maurizio ci accennava al Salmo responsoriale. La vita, la nostra vita, come risposta a un dono. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio. Se volessi contarli sono più della sabbia, mi sveglio e sono ancora con te. Il primo movimento di questa strofa è in pratica un grido di stupore e di adorazione. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Un grido di stupore davanti al creatore di un simile capolavoro. Il noto scrittore ebreo Joseph Roth, nella cripta dei Cappuccini, scrive: «Nell'istante in cui potei prendere tra le braccia mio figlio, provai un lontano riflesso di quella ineffabile, sublime beatitudine che dovette colmare il Creatore il sesto giorno, quando egli vide la sua opera ancora imperfetta e pur tuttavia compiuta. Mentre tenevo tra le mie braccia quella cosina minuscola, urlante, brutta, paonazza, sentivo chiaramente quale mutamento stava avvenendo in me. Per piccola, brutta e rossastra che fosse, la cosa tra le mie braccia, da essa emanava una forza invincibile». È lo stupore del dono della vita. E il verso 15
ha come soggetto le mie ossa, letteralmente dal testo ebraico il mio scheletro, cioè la struttura della creatura umana non era nascosta agli occhi di Yahvé Dio quando l'essere umano era confezionato. Questa operazione avviene nel segreto, un'espressione che prepara quella successiva sulla madre terra. È bello che Don Maurizio ci ha richiamato come la prima nascita rimanda a un'altra nascita, che poi è la morte, è la porta stretta che ci fa entrare nella vita piena, la vita del Signore risorto. È nell'oscurità protette della terra che viene preparata l'architettura mirabile dell'essere umano. Qui il testo riporta un verbo singolare, singolarissimo, ricamato, che indica un tessuto broccato con rilievi e una gamma multicolore di sfumature. Questo verbo ricorre 8 volte nel libro dell'Esodo, nei testi sacerdotali, per descrivere le qualità dei veli di broccato dell'arca, dell'arca santa dell'alleanza. L'immagine è pittoresca perché concepisce la pelle umana e l'aspetto fisico esteriore come un arazzo variegato. Il ricamo della creatura umana è avvenuto nelle profondità della terra. Ci incontriamo di nuovo col simbolismo della madre terra, per cui il grembo materno e il grembo della terra si sovrappongono in una dissolvenza simbolica. Potremmo dire nelle gallerie sotterranee dell'utero si riproduce il miracolo della vita che si sprigiona dalla nostra madre terra, come cantava San Francesco nel Cantico delle Creature. E allora dal testo del versetto 15 che abbiamo brevemente richiamato possiamo ricavare, credo, due aspetti insieme teologici e poetici fondamentali. Il primo riguarda l'azione divina alla radice, alle origini, ci era stato detto poco fa, alle origini stessa della vita umana. Egli si mette al lavoro per formare le reni, dice il testo biblico, la parte più recondita dell'essere umano e, secondo l'antropologia biblica, sede della vita sensitiva ed affettiva. Nel grembo della madre la gestazione è guidata da Dio stesso che tesse e plasma la carne. Il linguaggio ovviamente è di carattere sapienziale, appunto. E il parallelo più suggestivo che troviamo nella Bibbia è da ricercare nel libro di Giobbe, al capitolo 10, i versetti dal 7 all'11. Sono state le tue mani a plasmarmi e modellarmi in tutto il mio profilo. E vorresti ora annientarmi? Ricordati come argilla mi hai impastato ed è alla polvere che vuoi riportarmi? Non mi hai colato come latte e fatto cagliare come cacio? Non mi hai rivestito di pelle e di carne? Non mi hai intessuto di ossa e di tendini? Il primo simbolo è plastico, attinto dal mondo professionale dello scultore e del vasaio. Mi hai plasmato. Il secondo simbolo è tessile, appunto, il ricamo, come già abbiamo commentato nel versetto 15. Il terzo simbolo è desunto dal mondo pastorale. Mi hai cagliato come cacio. Lo spunto è offerto dalla scienza medica del tempo che riteneva l'embrione frutto della coagulazione dello sperma. Il secondo elemento è certamente il suggestivo parallelo tra il grembo materno e il grembo della terra. La funzione della donna corrisponde simbolicamente a quella della terra. Infatti, come il seme cade nel terreno e fa esplodere la sua energia nell'humus che espleta la funzione di matrice, così il seme maschile nel grembo della donna. D'altra parte non possiamo dimenticare il simbolismo plastico di Genesi 2:7, per cui l'uomo è tratto dalla polvere della terra e impastato come un manufatto artistico.
La creatura umana quindi è riferita a due grembi paralleli, quello della madre e quello della terra, che sono poi anche i due poli, come ci anticipava bene prima Don Maurizio Chiodi, i due poli entro cui corre la vita umana, il grembo materno da cui l'uomo esce nudo e il grembo della terra che accoglie l'uomo spogliato dei suoi beni terreni. Andiamo verso la conclusione. Dal linguaggio poetico e sapienziale del Salmo 139 riceviamo allora almeno due messaggi, mi pare di poter dire, a conclusione di questo nostro convegno, che ha cercato di mettere a fuoco la gravidanza nei suoi vari aspetti. Il primo: la vita umana è frutto di un dono affidato alla nostra libertà responsabile. L'asserto biblico di Genesi 1,27, secondo cui l'essere umano, Adam, è creato ad immagine di Dio, pare significhi anzitutto che l'essere umano è creato in vista di una relazione con Dio. Essere creato ad immagine di, pare significhi proprio essere creato in vista di una relazione con Dio, con i suoi simili e con tutte le creature. La creatura umana porta in sé costitutivamente la chiamata alla relazione. Forse allora possiamo dire che veniamo da una relazione, siamo affidati alla relazione di cura, di accoglienza, di accudimento e siamo chiamati a crescere attraverso le relazioni. Secondo, in un contesto culturale, è stato più volte richiamato questa mattina, che accentua talvolta in modo esclusivo la dimensione individualista della vita umana, va accolta allora la sfida di mostrare che accanto alla difesa dei diritti individuali, certamente legittima, va promossa e sviluppata la convinzione che l'essere umano è non solo individuo, ma persona, cioè essere in relazione. L'io trova compimento nel noi, il mio nel nostro, il bene individuale nel bene comune, inteso come bene di ciascuno e di tutti, a partire dai più deboli. Grazie. Grazie Don Paolo. Abbiamo spazio per qualche domanda rapida. Quindi 10 minuti prima di fare i test di apprendimento. Chi è che vuole intervenire? Nessuno rompe il ghiaccio? Tutto chiaro? Dovete fare domande? Esprimere opinioni diverse da quelle qui espresse e scatedra, diciamo? Niente, l'orario è un po'... Tu devi fare qualche domanda per muovere un po'. Più che una domanda mi viene così da condividere un pensiero, una riflessione, insomma, che era un po' il filo che avevo immaginato per questo convegno, proprio questa idea che veniamo da lontano prima ancora di essere concepiti, siamo il frutto di un amore tra un uomo e una donna, ma in quanto frutto di amore veniamo dall'amore che è, come veniva detto prima da Don Maurizio, era l'origine. Questa idea quindi che del venire da lontano mi dà anche la prospettiva che andrò altrettanto lontano. E qui ritorna il discorso che si era fatto prima della seconda nascita. Mi veniva in mente mentre parlava il titolo di un libro, è la biografia di una giovane mamma che muore giovanissima,
dopo aver partorito 3 figli, di cui 2 malformati gravi, che condurrà fino all'aspettamento del parto e che moriranno immediatamente dopo, e un terzo figlio, Francesco, che si intitola Siamo nati e non moriremo più. Questa è un po' quest'idea proprio dell'andare lontano. Questa è una riflessione così che volevo condividere con voi. Vuoi dire qualcosa? Prendi. Ma io intanto ringrazio tutti per le riflessioni di questa mattina, veramente interessanti. Però volevo aggiungere questo mio pensiero. La Chiesa non deve dimenticare, non dimentica i genitori che hanno abortito, perché sono persone che poi intraprendono un percorso anche spesso di sofferenza, e questo deve essere raccolto, deve essere accolto, e quindi oltre ad agire e intercettare prima della scelta dell'aborto, anche dopo dobbiamo avere quell'attenzione in quelle persone che possono avere un percorso che può essere anche di sofferenza, e questo è, penso, testimoniato da tante esperienze, da tante vite che vengono poi raccontate. Quindi volevo così sottolineare anche questo aspetto. È importante quello che tu dici. A conclusione, noi con l'aiuto di Don Gibelli, una decina d'anni fa, abbiamo pubblicato ad opera delle Edizioni Paoline l'esperienza e il vissuto di una mia paziente che appunto aveva eseguito con facilità, tra virgolette, un'interruzione di gravidanza che poi l'ha penalizzato tutta la vita, dai sogni al rapporto con le figlie che aveva e il rapporto con la propria coscienza, e racconta attraverso poesie, attraverso scritti, attraverso sogni questo vissuto. Noi come consultorio di ispirazione cristiana UCIPEM abbiamo esperienza di colloqui con queste situazioni, dove cerchiamo di dare un aiuto positivo, perché il senso di colpa non si fermi lì, ma diventi un nuovo vissuto più ricco di prima. Ecco, io di questa giornata sono estremamente contento, ringrazio l'amico dottor Tedoli che ha fatto il 90% di tutta l'organizzazione, perché quando si arriva alla mia età non si ha più il fiato di fare tutte queste cose che facevo in passato. Infatti sul tema aborto voi non vi ricordate, perché non avete la mia età, nel 2010, quando c'era Don Foglia, quando c'era il professor Zamboni, abbiamo trattato dello stesso tema, ed eri anche tu, Don Paolo, come relatore. Quindi è un tema ripreso 12 anni dopo. Mi è sembrato che le relazioni che sono state fatte siano tutte coerenti, cioè c'è un approfondimento, la valutazione di sfaccettature diverse dal punto di vista scientifico, dal punto di vista etico e dal punto di vista proprio dei vissuti, che dà un senso di completezza e di non contraddittorietà di tutto quanto questa mattina abbiamo sentito e partecipato. Adesso tocca a te. Grazie. Ecco, dicevo che poi dopo ci andiamo, per chi ha prenotato, a mangiarti il risotto con le salsicce e con i saltarei, organizzato dalla comunità locale di Barbasolo, grazie al nostro amico Marconi, che è nato in questo posto e vive in questo posto e ci ha sempre aiutato mettendoci in relazione con il comune di Roncoferraro proprio per la riuscita di questi incontri. Io ho già in mente il tema del prossimo anno, ma non te lo dico, più avanti. Bene, niente, mi unisco ai ringraziamenti, perché proprio ovviamente di cuore vi ringrazio tutti quanti, perché mi avete sostenuto anche prima e ora, pazientando fino a quest'ora qua.